Benvenuti a tutti, oggi è una stupenda giornata, non solo di tempo, che il clima ci accompagna, ma abbiamo dei relatori che abbiamo il piacere di averli qua oggi. E con voi geometri ci siamo già visti il 27 marzo per un incontro sulle pavimentazioni. Non mi dilungo, inutile dire saluti, buongiorno e cose varie, anche perché preferirei lasciare le parole agli altri. Il vostro presidente sicuramente dovrà dire qualcosa. Buon lavoro. Grazie Nello. Chiaramente oggi siamo più di 200 persone, questo significa che è un ottimo risultato, significa la partecipazione dei colleghi. E chiaramente vorrei salutare non solo i colleghi ma anche le quarte e quinte dell'ITG Oscar D'Agostino, e a questo proposito vorrei invitare il consigliere anziano del collegio, il collega Fabrizio Marra, per i saluti del caso. Buongiorno, saluto doveroso a tutti i colleghi e colleghe, però stamattina voglio mettere l'attenzione sulla presenza di questi ragazzi. Chi sono questi ragazzi? Sono gli alunni delle quarte e quinte delle CAT. CAT, che cos'è questo CAT? Saluto prima di tutto gli accompagnatori, il professor vicepresidente Simone, il professor Colarusso, il professor Maglio e il professor Sabatino, col quale si è creato anche un feeling, rapporto istituzionale, collegio-scuola. Il CAT non è altro che la soppressione dei vecchi istituti tecnici per geometri. La riforma Gelmini del 2010 ha creato un poco di confusione, sia in noi, sia nell'opinione pubblica, sia con gli stessi ragazzi. Il CAT, in effetti, con la riforma Gelmini, sostituendo il vecchio istituto tecnico per geometri, ITG, si è creato questo nuovo orientamento, istituto tecnico orientamento tecnologico, indirizzo costruzione, ambiente e territorio. Effettivamente questa situazione ha creato non poche, come dicevo, difficoltà, nuovo nome, nuove materie, nuovi indirizzi, però bisogna capire prima noi e poi far capire agli altri che non è cambiato niente rispetto al vecchio titolo di geometra, tant'è che i ragazzi, i quali, quelli della quinta, quest'anno sono i primi che si diplomano come CAT, con il praticantato di 18 mesi e il successivo esame di abilitazione possono tranquillamente essere iscritti al nostro collegio e quindi essere geometri liberi professionisti a tutti gli effetti. Questa cosa bisogna farla capire, bisogna noi farci portavoce di questa situazione, perché effettivamente questo CAT ha determinato questo tipo di confusione. Addirittura adesso c'è in atto un'ulteriore riforma, il Consiglio Nazionale sta portando avanti un'innovazione, probabilmente ve ne accenderà con più dettagliatamente il Presidente, il quale è stato alla riunione dei Presidenti a Roma proprio su questo argomento. È un'innovazione, cioè vorrebbero portare nell'ambito degli studi tecnici per geometri, su questo CAT, una laurea triennale specifica per i ragazzi che vanno poi a fare l'attività professionale di geometri. Lo scopo e la finalità della presenza di questi ragazzi qual è? Dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo far sì che si emozionino, che capiscano quali sono le opportunità che la categoria offre, qual è il nostro mondo di lavoro, quali sono i nostri orizzonti, affinché loro, dopo questo percorso scolastico, possano iscriversi tranquillamente e diventare geometri liberi professionisti. E la nostra finalità è dovuta proprio a questo, cioè dobbiamo sforzarci affinché ci sia un'iscrizione, perché il problema grosso, drammatico della nostra categoria per il futuro è proprio la diminuzione
nelle iscrizioni al collegio, ma il problema parte già dalle scuole medie. Perché? Perché alle scuole medie già c'è poche iscrizioni, i ragazzi sono tutti quanti orientati nei licei, sono orientati in queste che oggi sono i mass media, scuola alberghiera, e allora dovremmo essere noi portavoce, farci portavoce, far conoscere alla comunità che il geometra è una figura che ancora oggi tira, che ancora oggi ha delle grosse opportunità. La presenza di voi tutti nella testimonianza. Che cosa noi come collegio stiamo facendo e che cosa stanno facendo gli organi istituzionali a livello nazionale? Allora, noi come geometri stiamo cercando di essere vicini alla scuola. Siamo stati presenti nei vari open day, cercando di dare il nostro sostegno per quello che è stato possibile. D'altronde io ufficialmente l'anno scorso sono stato incaricato di seguire un po' questo percorso, quindi stiamo in una fase ancora pure preparatoria. Stiamo cercando di essere presenti negli orientamenti, cioè i docenti della scuola del CAT Geometry puntualmente vanno nelle varie scuole medie. Cerchiamo di essere presenti e portare anche il nostro contributo. Naturalmente sono sforzi che vanno supportati dal passaparola. Il Consiglio nazionale con la Fondazione Nazionale Geometri e la Cassa Geometri ha fondato il Georientiamoci, ha dato incarico a una società per far sì che attraverso il Georientiamoci, in effetti l'orientamento per i ragazzi, hanno mandato presso le scuole medie dei kit per proprio divulgare la professione e quindi la figura del geometra. La stessa Cassa Nazionale ha dato delle borse di studio per finalizzare i ragazzi che dalle terze medie si iscrivono al primo anno di CAT, la borsa di studio simbolica di libro di 250 euro per affrontare quantomeno le spese dei testi di libro del primo anno. Siamo riusciti con il Consiglio nazionale a coinvolgere due istituti della provincia di Avellino, l'istituto Oscar D'Agostino di Avellino e quello di Ariano Irpino, a partecipare al progetto FIABA. I futuri geometri progettano l'accessibilità. Sono tutte iniziative che per una nostra visibilità, per essere presente, per far capire che il geometra non è una figura e non è una professione che sta morendo. Noi dobbiamo dare questo segnale. Se riusciamo a dare questo segnale, probabilmente saremo ancora più forti, avremo un futuro sicuramente, perché il problema non è tanto per chi già ha superato una certa età di iscrizione, ma per i giovani, i nuovi iscritti che dobbiamo sollecitare. È qui che chiedo un contributo, una collaborazione da parte di tutti voi colleghi. Cerchiamo di essere presenti perché è importantissimo farci sentire nelle realtà locali, a volte anche nelle associazioni. La presenza dei giovani nel passato è stata sempre determinante, addirittura determinata anche le scelte politiche. Noi dobbiamo riprenderci quel ruolo, dobbiamo essere presenti e far capire che stiamo qui. Quindi sul discorso invece di oggi, che sono le soluzioni anche sull'argomentazione di oggi, che è un elemento di, non so se è il caso di, sull'argomento di oggi è una questione importante, cioè i ragazzi debbono capire, noi pure, che ormai la legislazione urbanistica ci sta portando tendenzialmente alla non edificabilità, non occupazione di altro suolo. Quindi che significa? Non essendoci altre costruzioni da realizzare, dobbiamo orientarci appunto sul recupero, valorizzazione e risanamento di questi patrimoni edilizi, che deve essere un'opportunità e diventa un'occasione di lavoro. E noi dobbiamo farci trovare preparati. Questi corsi di aggiornamento devono servire proprio a questo, cioè a qualificarci, a far capire che noi abbiamo competenza, professionalità,
Questo deve essere l'elemento che deve contraddistinguerci da altre professioni. Se riusciamo a dare questo segnale, la committenza può rivolgersi tranquillamente a noi. Considerate che in Italia, dicevo, ci sono oltre 62 milioni di unità immobiliari. Se considerate che il 50%, oltre il 50%, sono state realizzate da oltre 70 anni, immaginate voi che tipo di lavoro, che opportunità, quali sono, diciamo, le occasioni di poter tranquillamente lavorare. Io voglio chiudere dicendo che il futuro deve iniziare da qui. Dobbiamo essere veramente spronati a questa finalità. È dall'oggi che si costruisce il domani. Grazie. Grazie consigliere anziano Marra. Adesso passo la parola al presidente del collegio, il collega Prevete. Doverosi saluti a voi per l'intervento massiccio e ci seguite in queste nostre manifestazioni. Un saluto sicuramente va dato a Daniello e a tutta la struttura che ci ospita. E approfitto per un saluto particolare per i futuri giovani colleghi del geometri di Avellino, Oscar D'Agostino. Saluto il corpo docente e gli amici ingegneri, saluto i relatori. Niente, come diceva Fabrizio, la settimana scorsa siamo stati a Roma, io e lui, dove il nostro Consiglio nazionale ha iniziato un nuovo percorso per noi, diciamo, vecchi iscritti. Noi vecchi iscritti, ma soprattutto per i ragazzi che intendono proseguire questa strada. È un percorso di tipo universitario. A dir la verità, quando ci è arrivata la comunicazione, noi del Consiglio, nel leggere in certo senso il programma, abbiamo avuto delle perplessità, perché si parla di università, però purtroppo siamo sempre limitati a queste benedette competenze. Diciamo, noi vogliamo fare tutto i nostri percorsi universitari, crediti formativi, però purtroppo siamo vincolati, cioè, sei un geometra non puoi fare questo. E invece nella discussione che è stata fatta a Roma, dove il presidente nazionale Savoncella ha illustrato questo percorso, che praticamente camminerà di pari passo con le competenze, o meglio, chi fa questo percorso universitario ha la stessa competenza dell'ingegnere B, insomma, quello che può fare l'ingegnere B. La cosa positiva è che questo percorso viene fatto direttamente presso gli istituti per geometri, quindi significa che specialmente i ragazzi che intendono seguire sta strada non si muoveranno dal proprio istituto e quindi non ci stanno spese per andare all'università, Napoli, Salerno, Roma, quello che sia. È gestito da docenti universitari, dai professori che stanno all'interno del CAT, e la cosa bella, possono essere inseriti nel corpo docente anche i liberi professionisti geometri, quindi a stretto contatto con noi che insomma abbiamo fatto come dire una certa esperienza, e mettere questa nostra esperienza ai ragazzi, che è importantissimo. Vi dico che probabilmente entro fine anno questo percorso verrà sicuramente portato a termine, perché c'è un'altra, ahimè, riforma che il governo vuole portare avanti, cioè i CAT non più a 5 anni ma a 4 anni.
il che significa praticamente penalizzare ancora i ragazzi che escono dal CAT, riducendo ancora le materie professionali, qual è la topografia, la costruzione, il diritto, l'estimo, cioè in effetti quello che è il nostro pane quotidiano, e quindi si esce poi da questo percorso scolastico insomma con pochissima sapere. E questo per quanto riguarda questa riforma, e a giugno praticamente verremo chiamati tutti i presidenti d'Italia per affrontare proprio nel vivo il discorso. Dopo queste parole del presidente nazionale, abbiamo in un certo senso il 100% dei presidenti hanno dato l'ok per iniziare questo percorso universitario. La cosa positiva è che si è andata direttamente dal ministro Giannini della pubblica istruzione, quindi è un intervento diretto, bypassando tutte certe situazioni che prima, purtroppo, quando si parlava di competenze, venivano arenate nei vari meandri delle commissioni ministeriali e via dicendo. Ok, queste abbiamo discusso a Roma. Su quello che prossimo il nostro incontro è dopodomani, sabato, al Quartiere di Venticano, si discuterà delle problematiche sismiche. Ecco, arriva Tonino che ha curato la situazione. Va bene, Aniello giustamente dice, niente, io vi saluto e vi ringrazio della vostra presenza. Ovviamente grazie al Presidente Venticano e anche Presidente Lajerwit, con alcune soluzioni oltre a quelle di oggi, sistemi vita, terre rinforzate e altre soluzioni ancora, con i Dannolo pure, quindi visto che passerete per la Fiera di Venticano sarà un piacere avervi ospiti per offrire un caffè al nostro stand. Ok, allora iniziamo subito il seminario, cioè parliamo del tema del seminario di oggi. Oggi parliamo di tecniche di efficienza energetica in campo edilizio. Chiaramente questo è un percorso che noi abbiamo già iniziato da qualche mese fa. L'ultimo seminario che abbiamo fatto in merito a questa cosa è stato ad Ariano Irpino 7-8 giorni fa. Abbiamo parlato proprio dell'accesso finanziario in campo di ristrutturazione edilizie. Oggi parleremo di tecniche in questo e di intervento di efficienza energetica in campo edilizio, e chiaramente proseguiremo anche con un altro seminario che faremo in sede nostra il 14 maggio, e parleremo di infissi di nuova generazione proprio in campo termoacustico, con anche un calcolo di miglioramento energetico fatto con un software. Quindi diciamo il percorso continuerà anche dopo questa manifestazione. Io adesso passo subito la parola all'ingegner Castoldi, che chiaramente illustrerà il patrimonio edilizio nazionale, i 6 milioni famosi di edifici che vanno riqualificati e rigenerati. Ok, prego ingegner. Grazie. Numero. Il totale delle abitazioni esistenti con più di 44 anni di vita nella vostra regione è di 1.240.000. Questo 1.240.000 prima o poi avrà bisogno di una manutenzione dell'involucro a 44 anni, e sempre dati ISTAT, solo il 30% di questi edifici negli ultimi anni ha avuto interventi di manutenzione, il che significa che il 70% di 1.238.000, ossia 870.000 alloggi, che sono in condizione o prima o poi di dover intervenire in una manutenzione dell'involucro. Questo intervento viene chiamato dal Piano Nazionale Piano Nazionale per gli interventi di efficienza energetica, anche questo scaricatevelo da internet, PAE 2014,
è un documento che poi vedrete quando lo scaricate, ma vi farò vedere alcuni punti, è straordinariamente importante. In Italia a scrivere le cose, a fare i piani, siamo bravissimi poi a mantenere le aspettative un po' meno. Comunque nel PAE questi edifici, Campania 870.000, in Italia è circa il 55% del patrimonio esistente, vengono chiamati finestra di opportunità. Cosa significa finestra di opportunità? Significa che prima o poi qualcuno chiamerà voi come professionisti per studiarvi un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia, e in quel momento dovrà scattare uno studio sulla riqualificazione energetica di questo edificio. Il PAE che cos'è? Il PAE è il Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica, è il documento redatto dall'ENEA che il Ministero dello Sviluppo Economico, in concerto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, prendono come documento per emettere i vari decreti. Hanno già emesso vari decreti legislativi, ogni anno viene messo fuori il piano di azione italiano per l'efficienza energetica ed è il documento a cui fanno riferimento i ministeri. Qual è la tabella del PAE, a pagina non la ricordo, qual è l'obiettivo di questo piano energetico? È quello di risparmiare qualcosa come tra residenziale, terziario, pubblica amministrazione e privato, qualcosa come 7, quasi 8, diciamo, megatep anno. Cosa significa questo? Significa risparmiare 8 milioni all'anno, miliardi all'anno di euro di importazione di combustibili fossili. È un numero che fa girare la testa, perché questo è il programma che deve essere portato avanti per impegno che ha preso lo Stato italiano, per impegno che l'Europa vuole dagli Stati membri. Stiamo parlando di risparmi energetici di 8 milioni di acquisto. Il gas non costa meno di 30 centesimi a comprarlo, noi lo paghiamo 70, 80, 85, 90 centesimi, bene, ma a comprare 8 miliardi, questo è il piano, è il progetto. E questo progetto dice, il PAE dice che la parte più importante la svolgono gli edifici come recupero, perché è sugli edifici residenziali che si ha la maggiore percentuale di recupero dell'energia. Allora io per anni andavo in giro a dire che ne avevo pieni maroni, che di ingrassare, allora c'era Gheddafi, di ingrassare Gheddafi, Putin eccetera. Noi l'energia non ne abbiamo, la compriamo il gas da questi splendidi signori e da queste splendide situazioni politico-economiche, e il 40% di questa energia che compriamo la buttiamo via per riscaldare o per affrescare i nostri alloggi. Perché? Perché abbiamo una situazione di un patrimonio scandaloso dal punto di vista della capacità di non consumare energia. 40% di quello che compriamo. Poi stiamo qua a discutere di come recuperare 100 milioni di euro, stanno a discutere per dei giorni. Qui c'è un patrimonio che può fare ricchi tutti e sarà il nostro futuro. Cosa ci ha detto l'Europa? L'Europa con la direttiva del 2002 ha portato l'Italia a emettere leggi, quelle che vengono conosciute come la 192, poi la 311, la legge sull'efficienza energetica. Nel 2008 noi abbiamo sottoscritto gli obiettivi 20-20-20. Attenzione, poi lo vediamo, noi se non rispettiamo queste cose, non è che ci dicono, ah beh,
se è un pistola, vabbè. No, noi siamo già deferiti alla Corte Europea, vuol dire tasse, non parliamo d'altro, non è che ci sparano, ci fanno pagare dei soldi. Bene. Nel 2010 l'Europa ha emesso un'altra direttiva, che lì, poi vediamo noi cosa abbiamo recepito di queste direttive. Questa direttiva introduce un concetto che è quello degli edifici a energia quasi zero. Uno dice, ma chi se ne frega? No, entro il 2019, dopo domani, non è che è poi tanto in là, entro il 2019, se siete chiamati a progettare un edificio di pubblica amministrazione, deve essere progettato come edificio a energia quasi zero. Entro il 2020 gli edifici privati dovranno essere progettati come edifici a energia quasi zero. Quindi dobbiamo incominciare a valutare, a studiare, a entrare nel merito di queste novità. Io le chiamo rivoluzioni. Fino all'altro giorno uno dice, beh, devo fare una casetta. Ma sì, metto il tavolato dal 12 fuori, un po' di camera d'aria, un po' di isolante. Un cacchio, da qui in avanti noi dovremo progettare, realizzare case a energia quasi zero, ce lo impone, noi abbiamo le leggi, dopo le vediamo, ce lo impone l'Europa, e poi non è che ci tira solo le orecchie, ci tassa se non lo facciamo. Nel 2012 è stata emessa un'altra direttiva, che è quella che richiama tutti gli Stati membri a far sì che rispettino l'impegno del 2020 e introduce l'obbligo, quindi che gli Stati membri si attrezzino a far sì che ogni anno, fino al 2020 e poi oltre, intervengano sul 3% del patrimonio delle pubbliche amministrazioni per efficientare questi edifici, scuole, ospedali, quant'altro. Guardate, vi ho detto prima di scaricarvi il PAE, ma scaricatemi anche la direttiva europea numero 27/2012, cliccate. Direttiva europea 2012 numero 27, guardate cosa c'è scritto. C'è scritto che gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia nell'Unione e dal fine di cogliere l'opportunità di crescere, di occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché della produzione, va bene, e delle attività professionali, architettura, consulenza, l'ingegneria, gli Stati membri devono mettere a punto una strategia a lungo termine, al di là del 2020. Là c'è scritto, è necessario aumentare il tasso di ristrutturazione di immobili, eccetera, eccetera. Queste sono direttive europee. Noi ci siamo un po' abituati a dire l'Europa parla, noi ce ne fottiamo. Non è così. L'Europa parla, impone, e se tu non rispetti, paghi. Va bene, nel 2005-2006, vado veloce, la legge 192-311 la conoscete molto bene. Nel 2013 il decreto numero 63 convertito in legge numero 90 avvia il recepimento dell'edificio a energia quasi zero e porta gli sgravi fiscali al 65%. Poi l'anno scorso, nel luglio, è stato messo fuori il decreto 102 che ancora purtroppo non ha le norme di attuazione. Questo è per il motivo per cui non solo ci tirano le orecchie, ma ci hanno, prima ho detto, siamo già alla Corte, no, ci stanno minacciando che oltre entro quest'anno o ci mettiamo in regola o andiamo. E questo decreto indica il dovere da parte delle pubbliche amministrazioni, ma sentivo che prima ne accennavano, dicendo che verrete chiamati per fare le analisi energetiche degli edifici pubblici, perché c'è in programma sono stati recepiti questi in posizioni europee e dobbiamo intervenire sul 3% degli edifici. La legge, la legge 90, introduce una serie di novità molto importanti nel nostro lavoro.
introduce il concetto di energia, di edificio a energia quasi zero, nel 2019 per le pubbliche amministrazioni e nel 2021 per i residenziali, aggiorna, anzi aggiornerebbe se ci fossero le norme di attuazione, la metodologia di calcolo per le prestazioni energetiche, ma queste norme di attuazione usciranno a breve, indica come dovranno essere definiti i parametri tecnici, economici, dei requisiti minimi prestazionali degli edifici, ma ecco qua, secondo me è importante, è scritto nella legge, dà indicazione che l'applicazione dei suddetti parametri di minimi prestazionali di efficienza energetica dovrà riguardare obbligatoriamente sia le nuove costruzioni, ma quelle che verranno chiamate le ristrutturazioni importanti del patrimonio esistente. Cosa significa ristrutturazioni importanti? Ecco qua, questo è il decreto legge e dice all'articolo, vedete, i nostri decreti legge sono un inferno di punti, siamo arrivati, questo è scritto nel punto I, vices quater, io credo che dopo quattro punti uno si è già rotto i maroni di leggere, non ci arriva qua, ma questo I, vices quater, che è legge, dice ristrutturazione importante di un edificio. Dice, come mai? Tu mi dici che devo riqualificare se faccio una ristrutturazione importante. Cos'è la ristrutturazione importante? È una ristrutturazione importante quando un edificio è sottoposto a manutenzione ordinaria, straordinaria o ordinaria su più del 25% dell'involucro. Secondo me questo, al di là che credo che si, scusate, magari mi sbaglio, ma siamo in pochi a saperlo, se io vado e faccio una bella pitturata sul 100% dell'edificio, manutenzione ordinaria e non straordinaria, non cambio il colore, manutenzione ordinaria, do una mano di quarzo su tutto l'edificio, sono intervenuto su più del 25% e non sarei a posto. Perché dovrei fare, se non altro, delle valutazioni tecnico-economiche per capire se vale la pena intervenire con un intervento di manutenzione, di riqualificazione energetica. Questo, vabbè, il 3% ne abbiamo già parlato. E allora ritorniamo su quattro numeri. Abbiamo detto 870.000 qua in Campania. Sono quelli censiti, hanno più di 44 anni, non hanno mai fatto manutenzione. Poi va bene, ci sono gli edifici di pubblica amministrazione che abbiamo visto che è previsto che si intervenga su questi per almeno il 3% all'anno, e il decreto 102 ne recepisce l'obbligo dell'intervento. Ma noi siamo nella condizione che abbiamo messo fuori il decreto 102, ma il 25 marzo di quest'anno l'Europa ci ha bacchettato perché sul recepimento della norma sull'efficienza energetica la Commissione ha avviato due procedure di infrazione contro l'Italia. Anche questi sono documenti che non si trovano, però se voi cliccate Commissione Europea dell'Energia 25 marzo trovate la lettera inviata al nostro ministro, se non ti metti a posto, procedure. Allora, 872.000 alloggi, io faccio un conto, dicevo, come sulla carta del bollo, la carta del macellaio, 870.000, prevedo di fare almeno il 5% di questi 870 in 5 anni, che sono 6 da oggi al 2020, meno dell'1% all'anno di queste 870.000. E dico, e faccio un conto, lo verifico quotidianamente con i nostri clienti,
di 15.000 euro per alloggio. Significa che c'è una potenzialità, intervenendo solo sull'1% all'anno di questi edifici che hanno più di 44 anni, che sono conciati, io ho una potenzialità di lavoro qui in campagna di 108.750.000 euro, e stiamo parlando in 5 anni del 5%. Intanto il resto del 95% va peggio, invecchia ancora di più, non è finita col 5%. Questo cosa significa? 108 significano più di 1.000 professionisti che possono lavorare, ci possono essere impiegati 1.700 operai specializzati, manovali. C'è un fatturato per le imprese, chi commercia, per chi produce, di 40.000, ma questo facendo l'uno meno dell'1% sull'esistente. Non so se riesco a trasmettere quella forza che dobbiamo avere nel prendere in mano queste finestre che si aprono di interventi di manutenzione per sviluppare un lavoro che può darci grandi soddisfazioni. Del resto il mondo è cambiato, non ci sono palle, o ci mettiamo nella testa che il nostro mercato futuro nei prossimi anni è quello della manutenzione, o se stiamo ad aspettare che nascano le torri o le ville a schiera o questo e quell'altro come una volta. Vabbè, stiamo in ufficio ad aspettare che qualcuno ci chiami a dire devo fare 25 ville a schiera. Non verranno più, c'è solo da intervenire sulla manutenzione. C'è un patrimonio straordinariamente grosso e straordinariamente importante su cui dobbiamo prepararci per affrontarlo al meglio, e voi avete tutte le capacità per farlo. Quali sono gli ostacoli? Belle parole, ma ci sono degli ostacoli, sono ostacoli informativi, perché si parla tutti i giorni di efficienza energetica e poi si va a finire a sentir dire, bene dai, facciamo due pannellini solari lì, una paletta eolica da un'altra parte, abbiamo risolto il problema, col cavolo. Perché noi comunque abbiamo un patrimonio che è l'unico che può dare effettivamente un risparmio energetico di quel tipo. Quindi scarsa informazione e difficoltà economici, perché gli istituti di credito fanno fatica a rilasciare mutui, ma poi ne parliamo. Vi faccio solo un esempio: se stiamo ad aspettare che lo Stato ci aiuti in questo senso, al di là dello sgravio fiscale del 65%, se stiamo ad aspettare che succeda qualcosa in Italia con le banche, io non ce la faccio perché ho 72 anni e sono sicuro di non vedere queste cose, ma sappiate però che in Francia lo Stato ha chiamato le banche tramite l'associazione degli amministratori di immobili e gli ha detto: tu banca fai il finanziamento al privato cittadino. Il privato cittadino è moroso. In Francia c'è la Cassa Depositi e Prestiti francese che fa da garante, ci penserà lui a recuperare poi le morosità, però tu banca sei costretta, sei obbligata a fare finanziamento. Queste sono le cose che io non credo che in Italia succederà, perché è una convinzione. Ho la convinzione che sarà difficile, che lo vediamo, che chi gestisce l'energia in Italia si adatti a non vendere negli edifici residenziali e negli edifici pubblici circa 7 miliardi di metri cubi di gas, che sarebbe l'obiettivo di risparmio energetico nei prossimi anni e andando avanti fino a che saremo a posto su tutti gli edifici. Ecco perché secondo me, però questa è la mia fissazione,
Noi non abbiamo informazione, lo Stato mette le leggi e poi dopo le nasconde, eccetera, eccetera, perché queste sono cifre da capogiro. Guardate, 16 anni fa o 17 anni fa al Politecnico di Bologna abbiamo fatto una riunione sui risparmi energetici e mi ricordo che il professor ingegner Cocchi del Politecnico di Bologna mi ha detto: caro Carlo, non succederà mai che in Italia, perché aveva tirato fuori questi numeri, parlo di 16, ma chi cacchio si metterà, quanti si metteranno di traverso? Perché non gliene frega niente, questi miliardi qua di metri cubi, loro li vendono meno, noi li mettiamo in tasca, noi privati cittadini, se risparmiamo energia, mettiamo in tasca i soldi, eh? Questo però è politica, quindi mi scuso. Basta, non vado oltre sulle tabelle e sui numeri perché mi infervoro, mi incazzo e non serve a niente. Mi preme però riflettere sul potenziale di lavoro che esiste. Mi preme che da parte vostra vengano intraprese tutte le strade possibili affinché sia messa in atto una forte attività. Siete voi che siete in contatto con il pubblico, con il privato cittadino, con gli enti pubblici per portare avanti queste attività. E questo è, credo, una buona parte. Prima ho detto non ci saranno più le benissimo, il luogo continuerà poco, ma è questo il lavoro futuro che abbiamo davanti. E quindi dovete sentirvelo dentro l'impegno di affrontarlo con serietà. Mi preme che voi sfruttiate tutte le finestre che vi si apriranno. Vi chiamerà l'amministratore X dicendo: ho questo cacchio di condominio che cade a pezzi. Bene, uno può dire: ma sì, due picchettate, tiro giù gli intonaci, i mezzi intonaci, una inzaffata, una lisciata e una pitturata. No, non ci saranno le possibilità economiche, però bisognerà fare uno studio per dire: così lo metti a norma e adesso vediamo quattro conti. E però quindi mi preme che voi affrontiate queste finestre di opportunità con la coscienza di avere in mano delle grandi opportunità. Ecco che quindi si manifesta la vostra straordinaria funzione. Voi siete veramente il cuore di questo lavoro. Se non ne siete convinti voi che va fatto questo lavoro perché fate l'interesse del vostro cliente, gli fate risparmiare soldi, gli fate portare l'alloggio che è del 1971, che è convinto che valga chissà cosa, non vale un cazzo, perché di fianco ha dell'invenduto in classe A, B, C, vera o buona che sia, che è lì pronto. E il suo è in classe G perché non c'è di peggio. Voi andreste a comprare un frigorifero in classe B, D, comprate il frigorifero in classe A, più. Oggi ancora sulle case non è così, ma verrà. Quindi la vostra straordinaria funzione come colui che ha conoscenza del mondo dell'efficientamento, come colui che propone che ai propri clienti come investire nel proprio alloggio. I vostri clienti cambiano la televisione ogni 2 anni, cambiano la macchina ogni 3, vanno a fare un mutuo per comprare la macchina e quando l'hanno finita di pagare cosa gli è rimasto in tasca? Un cacchio. Una macchina che vale un terzo di quello che l'hanno pagata. Se investissero nel proprio alloggio, ridanno valore reale al proprio edificio, al proprio immobile, e gli ritorna anno dopo anno in tasca il risparmio energetico. Va bene, adesso facciamo un esempio veloce. Un esempio veloce. Allora, quello che dicevo prima, la finestra. Quando vi chiamano a intervenire sull'edificio, non siete altro che, io faccio questo esempio un po' stupido se vogliamo, però è reale, che venite chiamate come un medico viene chiamato per dire: guarda che non mi sento molto bene, cosa devo fare?
Questa è la prima cosa che dice, che influenza hai fatto, che malattie hai fatto da piccolo, cosa hai fatto l'appendicite, hai avuto fumi, ti droghi, cosa fai? E prende nota di tutti i tuoi difetti o tutte le tue peripezie negli anni. Bene, lo stesso dovete fare voi, il malato ve lo trovate di fronte e a questo punto dovete cominciare a fare un lavoro. Fate una bella serie di fotografie del generale e dei dettagli per cercare, queste sono cose che voi fate abitualmente, scusate, quindi non è che mi, forse non l'ho detto all'inizio, lo dicevo al Presidente, io non sono qua a insegnare niente, io non insegno, io vi porto il mio entusiasmo, se si vede che ce n'ho ancora, e i miei 44 anni di vita in questo mondo schifido. Allora, dicevo, andate a vedere, cominciate a farvi nota di tutte le cose, la zona climatica, la tipologia dell'edificio, l'anno di costruzione, numero di alloggi, mentre qua la stratigrafia della parete è fondamentale, sapere come è fatta. Anche se non dovete intervenire, anche se non dovete intervenire sul isolando dall'interno piuttosto che, ma sapere come è fatta vi fa capire anche perché sono nate determinate patologie, perché sono nati determinati difetti, perché sono nati i distacchi del tavolato dalla struttura in cemento armato. Quindi conoscere la stratigrafia, vabbè, capire se c'è un piano pilone, fare quattro conti di capire quant'è la parte verticale opaca, muro, e quanto è il serramento. Il tipo di combustibile che viene usato per riscaldare, vabbè, classe energetica, patologie presenti sui prospetti, le facciate presentano crepe, foto, i balconi hanno distacco, eccetera, eccetera. Vi fate un book fotografico e un'analisi di tutte le varie cose. A questo punto, quello che voglio dire è, questo edificio chiede comunque, e vi hanno chiamato, un intervento di manutenzione, semplice, una pitturata, comunque lo richiede, perché se no non vi avrebbero chiamato. E quindi, ripeto il concetto, la finestra, si apre un mondo. Io lo so, guardate, io vado 4-5 volte al mese alle riunioni condominiali. Mi hanno anche cacciato a calci, dicendo, tanto lo sapete meglio di me cosa sono le riunioni condominiali. Ma il problema è, non spaventatevi, perché non andate a proporre di spendere di più, di spendere dei soldi a cacchio, andate a proporre di investire nel proprio edificio. Quindi si apre un mondo, si apre una finestra. E allora va bene, sempre rapidamente vi studiate il perché, il per come, i ponti termici, i distacchi degli intonaci in corrispondenza della soletta, il calcestruzzo di questi setti che va a signore di malaffare, i calcestruzzi che sappiamo tutti che non hanno copriferro, che sono stati gettati col cacchio, e c'è tutte cose che io non vi devo spiegare, di cui non vi devo spiegare nulla, però prendete nota di tutto, macchie, poi vi rendete conto se andate sul tetto che sì, hanno fatto un bel trattamento fuori, ma dentro quel pannello che c'è sopra è lì libero, per cui si becca tutta l'acqua, il freddo, il caldo, l'umidità, eccetera, poi guarda caso fa le bolle fuori. Però bisogna capirlo, perché se io vado a fare una bella rasatina fuori e non faccio niente dalla parte dietro, non ho risolto niente. Ho abbellito per 2 mesi il mio fabbricato e dopo 4 mi chiamano e mi dicono che cacchio mi hai fatto fare. Allora, se siamo in grado, se ci sono le condizioni di stagionalità, possiamo fare anche un'analisi termografica. Ora, l'analisi termografica non è che vi spiega dove c'è il ponte termico, lo sapete senza bisogno di fare l'analisi, però l'analisi termografica vi aiuta a, nei confronti del vostro committente, che
non ha conoscenze come voi a spiegare che cosa, come è fatto il suo fabbricato. Finché gli dite ha dei ponti termici che disperdono e non gli fate vedere con una termografia che disastro è il suo fabbricato, forse non si rende conto. Patologie interne, esterne, e poi ci sono le patologie interne, lo sappiamo benissimo, ci sono le muffe, le condense all'interno degli alloggi, in corrispondenza dei pilastri, dei ponti termici, della soletta, nei bagni, nelle cucine, dietro l'armadio, dietro la testata del letto, dietro l'armadio, voi lo sapete, in camera da letto ci si vive di più che non in soggiorno, che si vivono 8 ore, 7, 8, no, in due, e si respira, si fa quello che si deve fare, quindi si produce vapore, e quindi è il locale che è quasi paragonabile al bagno dove si fa la doccia, perché lì si accumula l'umidità. Tutte queste cose vanno verificate, capite, in modo tale che individuate tutte le patologie dell'involucro possiamo analizzare le cause e parallelamente possiamo prendere in considerazione le perdite. Le perdite energetiche sono in copertura, sulla parete verticale, piano pilo, di ventilazione, attraverso i serramenti, eccetera. Allora posso incominciare a farmi i miei conti. Allora io ho un edificio su cui poi percorrerò due strade, una risanamento diciamo normale e un risanamento energetico. Allora comincio a fare quattro conti di come è fatta la parete, che dispersioni ha la parete ha una U di 1,86, ma è una U di 0,86 fasulla, perché questa è la parte solo del tamponamento. Poi ho le mie travi e i miei pilastri che mi portano la parete ad avere una U media di 1,51. Avrò un piano piloti, eccetera. Poi io non entro nel merito perché non è il mio campo, c'è la copertura, ci sono i serramenti. Inoltre vanno considerate le perdite per ventilazione. E allora a questo punto vado a studiare le soluzioni. Dopo aver visto che le dispersioni di questi edifici non sono più tollerabili, è qualcosa di contro natura, perché avere dispersioni di questo tipo quando oggi nella vostra zona si costruisce, credo, con una U nuova di 0,36 o 0,34 o 0,36, adesso non ricordo esattamente se la zona climatica D piuttosto che E, e qua abbiamo una U media di 1,51, non è più tollerabile. Quanto vale quell'alloggio? Allora i due percorsi, intervento tradizionale e intervento con isolamenti a cappotto, qua invece ripristino accurato degli intonaci, qui molto più semplice perché poi gli vado sopra col cappotto, per cui è inutile che stia lì a rifinirlo più di tanto, eccetera eccetera. Vado veloce perché voglio arrivare alle conclusioni. Con la soluzione A io sicuramente metto a posto il mio edificio da un punto di vista estetico, però non intervengo su nulla che ha determinato le patologie. Se ho le muffe all'interno, gli faccio una rasatura, gli faccio gli intonaci, le muffe all'interno ce l'ho uguale. Non pensiate che mettendo una rasante base calce e una pittura base calce di colpo la parete traspira e ho finito ad avere le muffe. È una puttanata questa, perché le muffe non sono perché la parete non respira, ma perché la temperatura interna in quel punto è sotto la temperatura di condensa. Poi possiamo raccontare, vediamo anche noi, la calce, ti metto la calce così respira. Con questa soluzione non vuole, è che si fa prima a metterlo in quel posto che a metterlo in testa, e quindi si raccontano in giro delle balle mostruose. Polistirene sublima, la stiferite, materia plastica sublima cosa?
Ma cosa? È plastica. Se avessimo scoperto come sublimare la plastica, che culo che abbiamo, non abbiamo più bisogno di niente. Va bene, con questa soluzione sicuramente rimetto in ordine il fabbricato, ma non incido. Vado a fare una soluzione energetica, risano le patologie, aumento l'efficienza energetica, riduco a nullo l'effetto negativo dei ponti termici e quindi elimino le cause della condensazione, aumento l'efficienza energetica, non è solo invernale, aumento anche l'efficienza energetica estiva e quindi il mio condizionatore non va a palla, posso ridurre e di molto i consumi energetici del mio condizionatore. In più, se io metto in quiete termica, isolando dall'esterno l'involucro, ho sistemato questo involucro, non tanto la villetta, ma l'edificio piuttosto grande, che ha dilatazioni, ritiri, movimenti. Perché? Perché sollecitato dal caldo e dal freddo, io se lo metto in quiete termica, metto le mie strutture in condizione di lavorare meno e quindi l'edificio è risanato anche sotto a questo aspetto. Faccio i miei calcoli risanandolo con un bel pannello di stiferite classe S da 9 cm su tutto l'edificio e scopro che posso passare da 1,51 a 0, a qualcosa che è inferiore a 0,27. 0,27 è perché questo edificio era a Novara, zona climatica e quindi per sgravare ci vuole 0,27, probabilmente nella vostra zona è 0,29 se siete in zona climatica D, però cambia poco, invece di 9 cm ne metterò 8 e comunque vedo di... E quindi faccio le mie considerazioni, prima e dopo, termocappotto come si fa, ma questo so che è importante e che forse siete venuti soprattutto a vedere i problemini del cappotto, ne parliamo rapidissimamente prima di chiudere la cosa, ma mi interessa soprattutto che dopo puntualizzarvi quali sono i controlli che dovete fare in cantiere quando qualcuno vi posa un isolamento a cappotto. Questo lo vediamo alla fine. E poi, sempre con le mie belle foto, con le mie soluzioni, mi studio tutti i particolari di questo edificio. Questo è un bel casino perché parti sporgenti, parti sfondate, setti, eccetera. Quindi per risanarlo devo girargli in giro con il mio isolante dappertutto per evitare i ponti, dilatare ponti termici scoperti. E quindi vado a valutare il cambio di davanzali, come girare intorno alle travi sporgenti, eccetera, eccetera. Tutto quello che riguarda, vedete come si gira il cambio di isolanti più prestazionali, meno prestazionali, dove non voglio ingrossare più di tanto. Ecco che poi dopo intervengono le scelte dei materiali isolanti, sul balcone, sotto sopra c'è un appartamento e sotto c'è un altro, quindi dovrò isolare anche a plafone. Ma, ripeto, queste cose, al di là che qua in Ayerbit, qualsiasi cosa voi domani abbiate bisogno di verificare, non studiare, perché noi non studiamo, noi possiamo dire la nostra esperienza, ma chiamate Nellino piuttosto che i suoi tecnici e lui o insieme a noi potremo darvi tutti i contributi per poter risolvere i vari dettagli e le varie cose. Allora, ripeto, vado avanti, ma questo è per far vedere che va fatto uno studio e va fatto, voi ragazzi giovani, come se fosse una tesina. Cioè, vi mettete lì, vi dicono cosa fareste su questo edificio. Allora, quattro foto, questo intervento sullo soluzione dei cementi armati, sistemazione dei frontalini dei balconi, i ferri che sporgono, come si interviene, eccetera, eccetera. Poi isolamento
termico, esterno, interno, sceglierete, vedrete, ma è importante proprio come una tesina, come una relazione, mettere giù punto per punto le soluzioni. Ma quello che più conta per me è che, fatto questo bello studio, dovrò fare un'analisi dei costi e un'analisi delle dispersioni in posti intervento. Allora, qua prendeteli per buoni adesso questi conti, non stiamo ad analizzare uno per uno. Se io faccio un intervento tradizionale, ho un costo, questo è un edificio di 120 alloggi, di 1.113.000. Bene. Faccio un intervento a cappotto, ho 1.425.000. Parlo dell'involucro, non entro nel merito dei serramenti, non entro nel merito degli impianti, non entro nel merito di questo. Quindi ho una differenza del 23% in più. E allora mi prendo uno di quei programmi, non, guardate, lì c'è scritto Termolova, perché è quello che uso, ma ce ne sono in giro un'infinità. Uno butta dentro i dati che ha raccolto prima e dopo e comincia a vedere che con le dispersioni che ha calcolato, e qui vedete, io ho buttato dentro tutti i valori dell'involucro, mi viene fuori che l'involucro disperde 8,87 kWh metro quadro anno, le ventilazioni di 1,7, mi viene fuori un valore di kWh metro quadro anno di 88. Ho i dati, ecco che mettere giù la schedina. L'amministratore mi dice, no, guarda che noi consumiamo 882.000 euro metri cubi di gas. Cazzo, allora, guarda, no, guarda, è 9,2. Beh, non ho sbagliato di molto tra la teoria e la realtà. Questa è un'analisi degli ultimi 3 anni di riscaldamento rapportata ai gradi giorno anno per anno. E allora, con queste considerazioni, se io metto dentro quello che è il mio intervento, porto a dispersione di kilowattora, fa bisogno di kilowattora anno per metro quadro di 55,92. In teoria ho un risparmio energetico del 40,38. Sicuro che non vado a dire al committente ti faccio risparmiare 40. Prendo tutte le cautele, perché un conto sono i calcoli teorici, poi in realtà non riesco a girare la spalla, mi rimane qualche ponte termico scoperto, perché quando si interviene su un edificio esistente i nodi sono tanti edifici. Però sicuro, e vi assicuro, se volete avete tempo, vi posso far vedere dei chiesistori straordinari dove il 30-35% è assicurato. E poi la matematica è difficile che sbagli. E questo vuol dire senza intervenire sugli impianti. Allora, io posso buttare giù una bella tabella di costi-benefici. Ho fatto una tabella in cui ho previsto che il pagamento sia in 5 anni. Perché io non mi posso sognare di andare in un condominio e di tirare fuori 15.000 euro in 12 mesi o 24. Quando mi hanno buttato fuori dalle riunioni condominiali era per questo. Ma oggi esistono, ho sentito parlare anche prima, possibilità di finanziamenti, di mutui, e oggi i tassi sono molto interessanti. E quindi datevi come, proprio come collegio, come associazione, datevi da fare a parlare con le banche locali per avere voi. Le banche di cosa hanno bisogno? Di una vostra garanzia intesa come questo lavoro è stato progettato da un geometra del collegio della... Bene, allora vuol dire che il progetto è buono. E allora posso finanziare, perché la banca fa affidamento sul fatto che, primo, ci sia recupero del 65%, non lo può con la famiglia perché sono i pensionati, fanno un bel contrattino di locazione al figlio che lavora e il 65% lo recupera il figlio che poi restituisce la nonna, la mamma, lo zio, non me ne frega niente, ci sono le leggi per poter sopperire a queste cose. Ho fatto casino, troppo in tardi? No, solo una cosa volevo dire, 2 anni fa noi come Airbit abbiamo parlato con alcune banche locali, e sia banche di credito che banche piccoline,
e abbiamo visto che purtroppo quando gli imprenditori, gli artigiani e soprattutto i proprietari chiedevano un contributo per la ristrutturazione c'erano problemi. Ieri quando sono venuto a prenderti alla stazione mi dicevi che avete collaborato con delle casse rurali. Noi come Ayerbit abbiamo fatto una cosa, mi sono fermato con i miei figli, con mia moglie e abbiamo pensato di dare un aiuto economico facendo dei pagamenti anche a un anno al proprietario che vuole fare ristrutturazione. Mi spiego meglio. Voi tecnici o l'impresa devono comprare i materiali, in questo caso Ayerbit dà la possibilità di pagamento anche a un anno per i prodotti che devono mettere. Vedevamo prima che hai fatto un calcolo più o meno economico di questo. E in effetti, allora, voi vedete che se io intervengo sul con un isolamento a cappotto, con la detrazione, con il pagamento a 5 anni, eccetera, eccetera, io ho il primo anno è fasullo questo documento, perché il primo anno ho la spesa piena, perché ancora non ho recuperato i 65, ma se dal secondo anno, e allora ho recupero energetico 30%, bene, io spendo 1100 euro di gas per il riscaldamento, sono 330 euro in meno, e allora lì sono riportati tutti i valori e mi accorgo che di fatto sommando il più e il meno io ho una rata mensile di 123 euro su un intervento di 11-12 mila euro in 5 anni. Se io faccio un intervento tradizionale non ho recupero energetico, la detrazione è minore e la rata. Allora uno dice, ma tu hai gonfiato i costi dell'intervento tradizionale? No, perché comunque i ponteggi ce li ho, l'abbattimento degli intonaci ce li ho, la pittura ce l'ho, i frontalini rimangono invariati, i ferri da pitturare perché sono arrugginiti. È così, credetemi, fateli voi i conti e vi rendete conto che la differenza non è così esagerata. E allora questa finestra che si apre è fondamentale, perché è la vostra convinzione che funzioni e portare questa convinzione al vostro committente. La convenzione con le banche, ve ne ha parlato Nellino, ma fatela, le banche chiedono che il progetto sia fatto da persona competente e riconosciuta, quindi è affidabile, quindi è un accordo, è una convenzione che va fatta dagli ordini con le banche. Scusate, guardate che sono molto interessanti quelli che si chiudono, oggi poi i tassi, però non vado oltre. Termocappotto è il nostro, una marchettina. Questa marchettina dice, noi fate i cappotto, pensateci, studiate, ma noi abbiamo delle preferenze su queste soluzioni e sicuramente poi vi parlerà Stiferite. Il cappotto con Stiferite è il plus del plus del plus dal punto di vista della qualità. Per finire, due parole sono malato di farvi scaricare. Andate su www.cortexa.it e scaricate il manuale di posa di Cortexa. Dal manuale di posa di Cortexa voi trovate tutto quello che è il ciclo applicativo e tutte le difficoltà che si possono trovare. Io voglio puntualizzare alcune cose. Trovate tutti i nodi critici, come si mettono i tasselli, dove si mettono, eccetera. Voglio però puntualizzare due cose e poi la smetto, che ho già parlato fin troppo. La posa del cosa dovete controllare voi in cantiere. Cappotto sapete tutti cos'è, anche voi ragazzi giovani, sono delle lastre isolanti che vengono applicate, incollate, tassellate, rasate al muro. Bene. L'incollaggio di queste lastre deve essere fatto con questa tecnica, si vede male, tutto un cordolo lungo la lastra, oppure se il muro non è regolare, se il muro è intonacato si può anche
prevedere di incollare con la spatola dentata, perché è un muro perfettamente piano, che non cacciate fuori a calci nel sedere dai vostri cantieri chi incolla le lastre in questo modo, ma cacciatelo, fategliele tirar giù il primo giorno che incominci a incollare, andate in cantiere, perché poi dopo è difficile, se ha già fatto 10 giorni di lavoro, discutere, ma cacciatelo. Questa è la madre di tutte le disgrazie del cappotto. Perché? Perché quando io ho incollato le lastre con questo sistema, dove ci sono quelle freccettine, il pannello balla, il pannello lì ritira perché non è incollato, e il pannello isolante ritira e dilatazione, non c'è un cazzo, è un materiale da costruzione, come tale ha i suoi movimenti di ritiro e dilatazione. Se non è bloccato, ma è bloccato solo per punti, in quelle zone, ecco che incomincia a muoversi, e quando si muove vale la legge del fil di ferro, si rompe. Quindi questa è la madre di tutte le... Le lastre devono essere spassate, posate orizzontalmente, se è possibile in corrispondenza degli spigoli scantonare le lastre, non mettere pezzettini in pezzettini, perché più pezzetti metto, più controllate assolutamente. Voi quando arrivate in cantiere dovete vedere una parete gialla, non gialla con delle fughe stuccate, perché non è con lo stucco che si isola con un accostamento perfetto delle lastre isolate, quindi la parete deve essere gialla, non, quasi non si devono vedere le fughe, gialla di stiferite, se no avrei detto bianca di polistirene, che però non è il massimo. Curate che mettano i tasselli come si deve, non dico la battaccia che gli ho detto, il tassello va messo, se è il forato, con una punta di trapano che fori, non che percuota, perché se percuote spacca il mattone, metto il tassello, si apre nel vuoto, e il tassello si deve aprire nella costa del mattone, non oltre, quindi non vale io uso un tassello, no, io uso un tassello corretto, prendetevi nota, spessore dell'isolante più spessore della colla più, se c'è lo spessore dell'intonaco, più 2,5 cm che gli consente l'apertura, salvo materiali come il gasbeton che richiede una profondità maggiore. Quindi tasselli, curateli, si fa in fretta, andate in cantiere, ne toccate uno, se è messo male balla e non serve a niente, soldi buttati, anzi rogne. Tassellate in questo modo, non vi faccio vedere questa tassellatura perché riguarda la lana di roccia, questo fate conto che la parete sia gialla. Ci sono tasselli a scomparsa, i tasselli a scomparsa servono molto laddove io ho spessori molto elevati, perché allora dove ho spessori molto elevati basta poco per avere un ponte termico, quindi il tassello incassato è molto meglio. Oltre i 10 cm io consiglio il tassello incassato, se no nel tempo posso leggere la posizione. Questo è un punto, è una cosa fondamentale, anche questo. Io credo che voi dobbiate fare 2 o 3 visite per verificare che il cappotto sia fatto bene. Quando incollano, quando hanno finito di posare, per vedere come si stanno preparandosi alla rasatura mettendo negli spigoli queste pezzoline che evitano la cricatura in corrispondenza dell'angolo. Quando rasano, altra disgrazia, se vedete che mettono la rete con le puntine e poi gli rasano sopra, sparate, sparategli è grosso, però un calcino nei maroni ci andrebbe bene,
perché la rete va annegata, quindi io raso, metto la rete e l'annego e poi faccio la finitura, la seconda rasatura di perfetta copertura. Sinceratevi che il sistema che stanno applicando sia un sistema certificato, non per altro. Se è un sistema tutto certificato in tutti i componenti, domani succede qualcosa, potete andare a prendere per le orecchie uno, non 12 produttori i quali diranno: no, colpa dell'isolante, no, colpa del rasante, che no, non è colpa mia, io ho fatto un rivestimento, ti dimostro che hanno. Il pacchetto deve essere e certificato. Questi sono il decalogo: assicurarsi che il ciclo ben impiegato sia uno, verificare il supporto, la planarità, verificare che l'applicazione di tutti gli accessori, voi dovete mettere, è un intervento di recupero, davanzali, non davanzali nuovi, dovete prevederli prima. Verifica del corretto modo di posa delle lastre isolanti, verifica della corretta complanarità della superficie dei pannelli. Quando sono, prima di rasare, passate una mano, se ci sono i salti, li fate carteggiare, perché quei salti, non credete, ma io li stucco col cacchio, si vedono tutti dopo. Viene il sole a quest'ora, che gli picchia contro, dite: ma che merda è questo cappotto? Poi se vedete gli intonaci è peggio, però al cappotto non viene perdonato. Verifica del metodo di rasatura, quindi la rete annegata. Verifica delle dimensioni delle specchiature, perché il rivestimento, non pensiate di fare il rivestimento di 2000 metri quadri in un colpo solo, allora, studiate le riprese. Tutto questo può essere sembrare macchinoso, ma è il vostro lavoro. Voi dovete essere sicuri che quello che avete messo in capitolato, studiato, verificato, perché poi il committente se la prende con voi. Se la prende con voi, voi dopo dite: ah, ma l'impresa, però voi non l'avete controllato, non l'avete verificato. Grazie e buon lavoro. Se ci sono delle domande in merito, prima che passiamo al prossimo argomento, questi ferite, mi farebbe piacere se qualcuno vuole domandare qualcosa. Carlo, ieri ti ho fatto vedere quel cappotto che abbiamo fatto con le case popolari nel 1978 e lì è perfetto, grazie al fatto che ricordo benissimo che ero giovanissimo allora. L'ingegner Castotti mi seguì con il fax, allora scrivevamo tramite fax e avevamo i primi fax che ricordo che erano con quella carta che scrivevamo, e mi dicesti tutte queste cose. A via Fontanatetta ad Avellino il primo cappotto fatto in Campania è stato quello, e siamo passati ieri perché lui mi ha detto: ti ricordi, gliel'ho fatto vedere, sono tre facciate. Sono testate. Le testate che le case popolari hanno semplicemente ripreso come tinteggiatura, ma era perfetto proprio perché c'erano tutte queste cose. E lo facemmo con lo styrofoam allora, che lo styrofoam è un ottimo prodotto, poi cambiano i tempi, gli spessori bisogna aumentarli oggi, per dirla in breve, se 11 centimetri di stiferite ce ne vogliono 16-17 o diversamente qualcosa in più con styrofoam o prodotti simili. Quindi quel prodotto che tu mi hai fatto notare non si leggono i pannelli, mentre invece gli altri. Ma niente, io non credo di dovervi raccontare altro se non una gran cura nella scelta del materiale isolante. Purtroppo oggi il mercato è difficile e si trova di tutto in giro, in particolare nel mondo dei polistireni c'è di tutto, bisogna stare molto accorti in quello che si usa, perché se io uso un materiale sbagliato, al momento lo applico, non è stagionato, dopo due mesi lui stagiona e mi vedo tutte le onde. È un problema, che sia bianco, che sia grigio, che sia verde, eccetera,
Ma questo non vuol dire non fate i cappotti, ma state accorti, come si dice, state attenti, fategli dare le schede, fate delle verifiche, verificate se in cantiere aprendo il pacco e prendendo una lastra in mezzo, passando la mano, trovate umido, perché vuol dire che vi hanno segato il polistirene nel momento in cui era ancora pieno di vapore e quindi non è stagionato. Quella lastra in un momento o l'altro si storta. Va bene, ma tutte queste cose noi siamo a disposizione per darvi. Ma capite, ultimamente, due o tre mesi fa che ci siamo visti a Rimini per un incontro, dicesti in merito alla grafite che esiste grafite o grafite colorata. La grafite è grafite, il problema è che quello che trovate come polistirene grigio a volte è semplicemente colorato. Se è grafite deve avere un marchio Neopor o Eni ben definito e dovete farvi dare quello che si chiama oggi il DOP, ossia il documento di origine della produzione, perché bisogna sapere che materie prime usate. Vi assicuro che la metà di quello che si trova in giro è, ma uno dice chi se ne... E no, il problema è che con grafite io ho un lambda, se è grafite vera, e ho un certo comportamento e difficoltà applicative, ma però ho un lambda. Se ho grafite, ho pannello colorato grigio, il lambda è andato. 6 settimane in blocco. Produciamo i blocchi, li teniamo stagionare 6 settimane e poi li seghiamo. Quindi vuol dire avere un'attrezzatura, un capannoni enormi in cui stagionare. Se uno va a visitare uno stabilimento di polistirene è grande quanto la fabbrica che il blocco e non ha deposito di stagionatura. Bene. Ok, se qualche altra domanda in merito a qualsiasi cosa. Siamo al dottor Simoniglio. Buongiorno a tutti, sono Massimiliano Simoniglio, sono il direttore generale di Stiferite. Il mio compito oggi è introdurvi a quelle che sono le schiume poliuretaniche, le nuove schiume chiamate poliiso o PIR, cercare anche di spiegare un attimino che cosa sono, cosa differiscono. Una comunicazione, mi dicono che c'è una Fiat Idea nera da spostare. Un diesel? Non so se è diesel. Una Fiat Idea nera, per piacere. Ecco, forse è arrivato. Scusa Massimiliano, hai incominciato bene con la pausa. Allora, per andare a spiegare un attimo cosa sono le schiume poliuretaniche, introduco un attimo qual è l'azienda Stiferite. Stiferite nasce nel 1963 ed è stata la prima azienda in Europa a produrre l'isolante poliuretanico con rivestimenti flessibili, così come lo conoscete adesso. Fu una collaborazione tra la Bayer, che deteneva per appunto il brevetto del poliuretano, e mio nonno, che decisero di provare un macchinario nuovo. Dal 1963 in poi c'è stato un continuo sviluppo sia dei prodotti che dei macchinari, che ha visto ovviamente la Stiferite seguire quelle che erano le esigenze del mercato, delle applicazioni, chiedo scusa, ho fatto il contrario, arrivando quindi per assurdo a essere il primo negli anni 90 a sostituire il freon, che era il gas espandente che si usava all'epoca, con dei gas non nocivi per l'ambiente, nel 2000-2012 a introdurre tutti i materiali con lambda migliorato, e dopo vi spiegherò che cos'è un lambda migliorato, e arrivare nel 2013 a investire su una nuova macchina in grado di produrre spessori di poliuretano fino a 200 mm. Sarebbe interessante dirvi che fino a pochi anni fa lo materiale mantengono le loro performance, le loro caratteristiche nel tempo. Quando si parla di dire questo materiale può sparire, no. Da un punto di vista è un pregio, da un altro punto di vista, se dovessimo vedere quello ambientale, non è un materiale solubile che potrà essere distrutto dalla natura da solo. Probabilmente un poliuretano resterà per secoli. Come si produce? Perché giustamente è bello anche capire come viene prodotto.
La prima caratteristica fondamentale che voglio farvi notare, quando andrete a vedere un pannello, se volete capire se è un poliuretano o un polistirolo estruso o un polistirene, e non mettetevi a ridere perché molta gente fa ancora confusione, è vedere se c'è o non c'è il rivestimento. Il rivestimento è la caratteristica base di un poliuretano. Questo rivestimento che mi serve per trasportare il materiale all'interno del doppio nastro, che non è altro che una forma che mi mantiene la forma rettangolare del pannello mentre produco, questo rivestimento evita anche che io vada a incollare la macchina, perché, guardate caso, il poliuretano è una gran colla. Nel momento in cui va a crescere, in cui si va a formare, diventa molto, una colla molto forte. Quindi il rivestimento è nato nella notte dei tempi come veicolo per il poliuretano. Poi nel tempo ci siamo accorti che aveva una sua valenza. Il rivestimento non doveva essere una cosa buttata là. Il rivestimento diventava fondamentale per garantire le prestazioni dei pannelli. È per questo che voi, aprendo un listino di un produttore di poliuretano, troverete rivestimenti bituminosi, rivestimenti gas tight, rivestimenti base vetro. Tutti possono contribuire a ottenere prestazioni diverse per le applicazioni che desideriamo. Le materie prime vengono controllate ovviamente da delle centraline, prendo l'MDI, poliisocianato, prendo i polioli, li miscelo, li espando con un gas che si chiama norvalpentano, che è un gas che non è nocivo né per l'uomo né per l'ambiente e che mi garantisce delle prestazioni isolanti molto buone, e vado a schiumare, dopodiché appunto il poliuretano cresce e va verso le seghe e verrà poi tagliato sulle misure desiderate. Ma quando voi dovete scegliere un isolante termico, cosa scegliete? Scegliete il colore? Scegliete perché vi piace? Scegliete perché lo conoscete? Ieri c'erano qua gli ingegneri e dicevo che la scelta più giusta non è la scelta di cuore o per simpatia, per empatia, ma la scelta tecnica. Io cosa devo fare? Cosa sto isolando? Sto isolando un tetto, sto isolando una parete, sto isolando un pavimento. In base alla mia esigenza io devo decidere quali sono le caratteristiche fondamentali del mio isolante. Questo vale di principio per tutti gli isolanti. Già prima di scegliere una stiferite dovreste dire: è il materiale adatto, ha le caratteristiche adatte per l'applicazione che voglio fare. Devo isolare una caldaia? No, ve lo dico già subito. Avrete bisogno di caratteristiche che un materiale termoplastico non vi può garantire. Quindi andiamo a vedere le caratteristiche principali degli isolanti termici. Ovviamente la prima in assoluto è l'isolamento termico. Seconda, la caratteristica meccanica, resistenza alla compressione, stabilità. La stabilità dimensionale, se vado a fare un cappotto la stabilità dimensionale è fondamentale, come diceva prima l'ingegner Castoldi. Reazione al fuoco, l'impermeabilità all'acqua e la permeabilità al vapore, che sono due cose distinte, non confondetele. La lavorabilità, durabilità, innocuità per l'uomo, compatibilità con l'ambiente e il benessere acustico. L'isolamento termico è fondamentale in tutte le applicazioni e deve essere garantito nel tempo. Quello che io vi vado a dichiarare adesso deve essere quello che voi ritroverete alla fine della vita del vostro edificio o della vostra realizzazione. E deve essere ovviamente anche garantito nelle reali condizioni di esercizio del materiale, perché io non posso pensare di prendere un materiale e metterlo a lavorare a contatto con l'acqua o sotto l'acqua e pretendere che tutte le prestazioni siano uguali a quelle dichiarate nella scheda tecnica. Quello non è un errore del produttore, quello è un errore di applicazione, e comunque poi possono anche essere stimati. Ovviamente la conducibilità termica ve la spiego in maniera molto veloce perché non voglio rubare il lavoro all'ingegner Signori che verrà dopo di me. Per quanto riguarda i prodotti certificati, viene dichiarata come lambda D, la parte sotto che vedete nella slide. Il lambda D non è altro che il valore di conducibilità di un prodotto isolante termico come previsto dal normatore europeo. Il normatore europeo vuole che vi venga dichiarato il lambda invecchiato. Allora, tutti i prodotti cellulari, quindi i poliuretani, i polistiroli, i polistireni, quindi materiali creati plastici che hanno microcelle che mi consentono un isolamento termico elevato, possono invecchiare.
L'invecchiamento è dovuto normalmente al fatto che gas come la CO2, l'azoto o anche l'ossigeno entrano nel pannello e peggiorano quelle che sono le prestazioni del pannello stesso. Questo invecchiamento, che è normalissimo, avviene normalmente nei primi mesi. È una curva che sale velocissima ma poi si appiattisce. Il normatore europeo ci obbliga giustamente a dichiarare il lambda a 25 anni di esercizio. E quando vado a dichiarare questo lambda, il lambda è frutto di un calcolo molto preciso che prevede dati prelevati dal 90% della produzione col 90% della confidenza statistica, quindi non è il campioncino fatto furbo per fregare la gente, è la produzione reale. A questo tipo di valore vengono fatti degli invecchiamenti, invecchiamenti che possono essere simulati in stufa lasciando i prodotti dentro le stufe per 7 mesi a 90 gradi, oppure con dei calcoli matematici precisi. Perché viene fuori appunto il lambda D, che è il lambda reale che voi dovrete usare nei vostri calcoli. Lambda D e lambda di progetto corrispondono uniche eventuali aumenti o peggioramenti dei lambda D che sono ammessi, e questa è la normativa che lo prevede, è quando io posso andare oltre alle classiche condizioni di utilizzo, che sono quelle che vanno oltre i 20 gradi, voi vedete che le temperature sono comprese da 0 a 20 gradi e un'umidità relativa da 0 a 50. Se dovessi trovarmi in condizioni più gravose di queste, io posso pensare di peggiorare il lambda D di un coefficiente come previsto dalla UNI EN 10.456 e ovviamente peggioro proprio perché le condizioni di esercizio sono più gravose. Questo vale per tutti i materiali in assoluto. Una piccola chiarimento vorrei farlo. Attenzione, molte volte c'è confusione sul discorso che i prodotti debbano essere peggiorati perché la UNI 10.351, che è un'altra normativa, prevede il peggioramento dei materiali. La UNI 10.351, che è una norma che tra l'altro è stata anche modificata di recente, prevede l'invecchiamento dei materiali che sono privi di certificazione europea. Io prima avevo detto dovete scegliere materiali che hanno certificazioni europee della famiglia EN 13.000, 165 per il poliuretano, 164, 162. Se un materiale non ha questa normativa deve richiamarsi alla UNI 10.351, altrimenti fa testo la EN europea. I lambda per i poliuretani si dividono in due famiglie principali. I lambda dei prodotti con rivestimento gas tight, cioè rivestimento gas impermeabile, adesso vi spiego anche che cos'è, e i lambda dei prodotti con i rivestimenti gas open, quindi permeabili ai gas. Vi ho appena detto che l'invecchiamento del poliuretano è dato dal fatto che gas entrano all'interno della struttura cellulare del prodotto, mi peggiora la prestazione. Se io però riesco a mettere un rivestimento che mi blocca l'entrata di questi gas, io mantengo più puro il mix di gas che ho all'interno e quindi mantengo questa prestazione. Questi sono i gas tight, questo è lo stiferite GT con lambda 0023. Ovviamente non è che se comincio a tagliare, a fare quello che voglio con questo pannello, io il mio lambda me lo mantengo. Probabilmente la prestazione fisicamente resterà sempre quella, però il normatore europeo, anche su questo è molto preciso, e dice attenzione, questi pannelli dovranno avere sempre misura minima 80x60 cm. E questo è fondamentale ricordarselo. Se io vi prendo un GT, ve lo freso e ve lo faccio a pezzettini, non posso più dichiarare 0023. Mentre, come vedete sullo specchietto qua, con gli altri spessori, con i gas open, quindi materiali traspiranti, i lambda possono essere diversi. A differenza di altri materiali, nel caso del poliuretano, all'aumentare dello spessore migliora la prestazione isolante. Perché? Perché al cuore il materiale resta più puro, quindi riusciamo a dichiarare dei lambda di calcolo 0025 sugli spessori oltre il 120, dei lambda di calcolo 0026 per gli spessori fino da 80 mm in su e dei lambda di calcolo 0028 per gli spessori inferiori agli 80 mm. Qualcuno domanda?
domanda era: esistono dei lambda migliori in commercio? Esistono prodotti con conduttività termica migliore? Sì. Mi piace far notare che i prossimi sviluppi del poliuretano saranno proprio sul lambda. Stiamo ancora cercando di migliorare queste prestazioni, non perché vogliamo far isolare la casa ancora di più, ma perché vogliamo farvi contenere gli spessori al massimo, e gli sviluppi ci saranno. Però qual è la grande sfida? Riuscire a dare un prodotto che isola molto e che sia applicabile. E che sia applicabile vuol dire, primo, che non costi una follia, secondo, che sia lavorabile. In questo momento esistono sul mercato prodotti con dei lambda reali, miracolosi, 0,007. Però non posso tagliarli, non posso toccarli, non posso bucarli. Magari costano 150 euro a metro quadrato. Quindi esistono sicuramente materiali di grandissime prestazioni, la sfida però per chi produce materiale per edilizia è trovare materiali che siano in tutti i sensi utilizzabili. Migliori prestazioni isolanti vuol dire ovviamente migliore rapporto sul volume edilizio, quindi spazio abitativo libero, vuol dire minori costi di manodopera, perché portarsi pacchi su per il cantiere vuol dire manodopera, costi di trasporto, ma soprattutto, quello che volevo farvi notare, meno peso di materiale, meno volume di materiale e minor impatto ambientale. Tutti i materiali plastici, compresa la stiferite, sono materiali che possono essere riciclati, riutilizzati, con cui posso fare moltissime cose. Però nessuno, soprattutto chi parla di materiali ecosostenibili, si prende la briga di spiegarvi che in cantiere nessuno starà mai a separare un pezzo da un altro. Io sfido in un cantiere vedere qualcuno che recupera e suddivide i materiali. Normalmente finisce tutto quanto nel cassone e viene mandato tutto in discarica. Quindi il principio può essere anche quello di dire che meno materiale io uso e meno io ho materiale da smaltire, meglio è per l'ambiente. Poi se sono così bravo da tirar fuori i pannelli interi, me li posso anche riutilizzare su un'altra applicazione. Però ho visto tanti cantieri e poche volte ho visto fare le macerie con la raccolta differenziata. La durata dei prodotti e delle prestazioni isolanti sono importantissime, non solo per il lambda che io vi dichiaro, ma anche per la forma che il pannello deve avere. Un pannello rigido, un pannello che non cambia nella sua forma, che non diminuisce il suo spessore, è fondamentale. Se voi progettate 10 cm di poliuretano e tra 10 anni, a causa delle vibrazioni o di qualsiasi altro fattore, questi 10 cm sono diventati 9, non siamo più all'interno di quei calcoli che voi avevate fatto. Per quanto riguarda stiferite, abbiamo un po' di anni di esperienza sul materiale, abbiamo parecchi cantieri dove siamo andati a rifare i tetti e ritirare su magari i materiali vecchi che c'erano sotto, i materiali mantengono le prestazioni per sempre, proprio perché è un materiale plastico, quindi normalmente se non interviene qualcosa di meccanico non può essere distrutto. Importante le caratteristiche meccaniche, vi dicevo, questo è fondamentale, non se fate un cappotto, non se andate a fare un'applicazione verticale in cui non ho carichi, però se fate un pavimento sicuramente sì. Normalmente è interessante andare a verificare due dati principali, la resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento, come previsto dalla normativa europea, e poi il comportamento a carico costante o schiacciamento al 2%. Poche aziende lo dichiarano, però invece è questo il dato che vi interessa. E vi dico anche perché la normativa europea prevede che tutti i materiali siano comparabili tra di loro. Quindi quando io dichiaro 10% di resistenza alla compressione è perché possa essere comparato a quello dell'estruso, a quello del polistirolo. Però ritorniamo al discorso di prima. Se il mio materiale si schiaccia del 10%, i famosi 10 cm sono diventati 9, quindi a voi. Cosa ve ne fate di questo dato qua? Cosa ve ne frega? Avete considerato 10 cm, poi ci avete fatto il pavimento e questo si è abbassato. Allora si prende in considerazione lo schiacciamento al 2%, lo schiacciamento elastico, che è quello che non danneggia il materiale. Ovviamente il dato è diverso. Nel caso dei poliuretani possiamo andare da 4.500 a 9.000 kg metro quadrato di carico sul semplice pannello, che dopo, facendoci un massetto sopra, diventano ancora di più. Quindi normalmente su un pavimento possiamo andare con quasi tutti i poliuretani. La stabilità dimensionale è importantissima su quasi tutte le applicazioni.
Anche qui il muro a cassetta non vi creerà mai problemi un pranello che si può muovere, perché nel muro a cassetta magari no, non vedrò neanche il problema. Su un capotto, beh, sul capotto se il pannello si muovesse sarebbe una disgrazia, piuttosto che su una copertura un pannello che si muove è una disgrazia. In tal senso i poliuretani hanno fatto evoluzioni enormi, la schiuma poliuretanica e le schiume poliiso soprattutto adesso sono schiume molto molto stabili, si è lavorato però sui rivestimenti. Forse qualcuno che ha più esperienza di voi si ricorderà i vecchi poliuretani base carta che quando prendevano l'acqua si imbarcavano. Noi su questo abbiamo lavorato molto, i rivestimenti non sono più base carta, sono base vetro, vetro bitumato, vetro saturato, tutti materiali che possono per l'appunto garantire stabilità dimensionale ai nostri prodotti. L'altra cosa che voglio fare notare è che il test a cui siamo sottoposti come poliuretani è un test molto severo, 48 ore a 70 gradi di temperatura con il 90% dell'umidità relativa. Io sfido molti prodotti a sostenere questa prova, molti probabilmente non escono neanche dal forno. Il poliuretano sotto queste condizioni qua ne viene fuori abbastanza vincitore. Abbiamo una variazione lineare dell'1% e una variazione sullo spessore dal 6 al 4%. Considerate che questi tipi di condizioni non esistono normalmente in natura, cioè vi auguro di non trovarvi mai a 70 gradi con 90% di umidità, perché probabilmente campate mezz'ora, non di più. Però sono le condizioni che si creano quando una guaina sul tetto piano si rompe. Mi si rompe una guaina superiore, entra l'acqua nel mio bel pacchetto e io là mi ritrovo la temperatura di irraggiamento sulla guaina che mi porterà la guaina a 70 gradi anche oltre e un'umidità relativa molto alta. Per quanto riguarda invece le temperature resistenza a freddo, noi abbiamo 48 ore a meno 20 gradi e anche qua la stabilità dimensionale è molto buona. Importante anche capire che, per esempio, nelle condizioni di uso di un cappotto, non tutta Italia è uguale, qua voi questi sbalzi termici non li avete, ma per esempio in Trentino Alto Adige noi possiamo passare in questo periodo dell'anno dai meno 5 ai più 15. E passare da meno 5 a più 15 sono 20 gradi di differenza, non è poco su un prodotto, eh? Altra cosa molto importante che dovete valutare, la resistenza al fuoco. La resistenza al fuoco è un argomento molto delicato che va valutato bene. Allora, i materiali poliuretanici hanno raggiunto con le schiume poliso dei risultati veramente buoni. È il miglior prodotto organico come prestazione al fuoco. Voi sapete che i prodotti si dividono in organici, lana di roccia e vetro, e prodotti organici, tutti i materiali plastici piuttosto che le fibre di legno e tutto il resto. Con alcuni pannelli del Stifferite noi possiamo ottenere col semplice pannello la classe fuoco BS1 di 0. B è la reazione al fuoco europea più alta che può essere ottenuta appunto da un materiale organico. S1 sta a indicare la fumosità, perché durante gli incendi non si muore perché si inala il fumo, ma perché il fumo ostruisce le vie di fuga, perché non vediamo dove scappare, e normalmente si muore di asfissia, cioè di mancanza di ossigeno. E D0, che è un'altra cosa molto importante per i vigili del fuoco, che è il gocciolamento. Questo materiale, quando brucia e se brucia, gocciola, propaga l'incendio. Allora, in questo caso voi vedete un materiale B come reazione a fuoco, S1 quindi vuol dire fumo molto contenuto, T0 nessun gocciolamento. Poi dipende dal tipo di rivestimento, come vi ho detto, questa prestazione può anche peggiorare. Può peggiorare fino ad arrivare all'ultima delle classi, che è la F, quella che uno dovrebbe dire peggiore. Per assurdo, chi ha usato i pannelli nostri vedrà nella classe F il class B, che è per antonomasia il pannello che noi usiamo sotto le guaine da sfiammare. È il pannello che resiste alla sfiammatura. E uno dice, ma che senso ha? È molto semplice. La normativa europea prevede che quando io vado a fare il test al fuoco, testo la schiuma, ma devo tenere conto anche dei rivestimenti che ho davanti. E nella normativa europea i rivestimenti base carta o bituminosi sono di default portati in classe F, non importa come si comporta il pannello, classe F. Quindi in questo tipo di categoria voi troverete anche una lana con davanti un rivestimento. Perché? Perché non importa se la lana è totalmente incombustibile, il rivestimento davanti potrebbe esserlo.
Altra cosa importante è considerare le condizioni d'uso finale. A me della resistenza al fuoco, comportamento al fuoco di un pannello sotto un massetto non me ne può fregare niente di meno, non prenderà mai fuoco là. Potrà essere invece importante quella su un cappotto, perché un cappotto, direte, ma quando mai c'è l'incendio su un cappotto? Quando prendono fuoco i cassonetti, ciò che qua succede spesso, prende fuoco un cassonetto che è sotto casa, appiccica a fuoco tutto il cappotto e vi rifà tutta la facciata nuova. Quindi in alcune situazioni è importante vedere anche il comportamento al fuoco dei pacchetti finiti, perché per assurdo un materiale si comporta in una maniera, un materiale accoppiato con altri materiali non è detto che il risultato sia scontato, che sia quello che ci aspettiamo. D'accordo? Quindi nel caso per esempio dei cappotti, il pacchetto fatto con IVAS ha ottenuto un risultato altamente molto buono, che è appunto BS1 di 0. E lo stesso cerchiamo di ottenere anche con altre applicazioni sulle coperture. Per esempio adesso di recente abbiamo ottenuto su alcune coperture fatte con particolari guaine anche dei Biruf T3. Chiedo scusa ma taglio molto perché abbiamo poco tempo a disposizione. Prima vi parlavo di impermeabilità all'acqua e permeabilità al vapore. Sono due cose distinte che spesso vengono confuse. Un materiale è impermeabile, quindi non è neanche traspirante. Non è vero. Ce lo insegna Zeox che vende le scarpe. Allora, i materiali poliuretanici o comunque cellulari in generale sono materiali che non assorbono acqua. Lo dice la parola, cellulari, cioè celle chiuse. Nel caso del poliuretano sono più del 98% di celle chiuse. Queste celle non potranno mai assorbire acqua, tanto più che i windsurf sono fatti di poliuretano. Se assorbissero acqua probabilmente annegherebbero dopo 2 minuti. Nel caso dei pannelli nostri il test viene fatto con un'immersione totale del pannello in una vasca per 28 giorni e vedete che l'assorbimento è inferiore al 2% del peso. E il peso di un pannello di poliuretano qual è? 35 kg a metro cubo. Poco più, poco meno. Quindi il 2% di 35 kg è la capacità di assorbire acqua di questo pannello. Addirittura possiamo arrivare all'1% con i rivestimenti gas tight e la differenza è che la superficie di schiuma esposta è leggermente inferiore, quindi assorbono ancora meno. Poi se andiamo a fare l'unica prova che ci interessa veramente, perché io spero che nessuno di voi vada a prendere i pacchi e li metta sotto acqua per 28 giorni, è l'immersione parziale a breve periodo, che qual è? Il cantiere che gli arriva il camion, che scarica i pacchi là e piove per 3 giorni. Pozzi di acqua, quel materiale si rovina? No, non si rovina, non assorbe acqua, non dovrebbe assolutamente avere problemi, non si imbarca, l'unica accortezza è che eventualmente se si sono bagnati prima di andare a posarli o li lascio asciugare la parte esterna o comunque mi preoccupo di sfiammarli in modo di asciugarli. L'altra cosa invece che vi dicevo bisogna tenere completamente separata è il fattore di resistenza alla diffusione del vapore, il mu. Noi sappiamo che il mu si va da zero a infinito e che per cominciare a definire i materiali come traspiranti piuttosto che freno vapore piuttosto che barriera vapore è infinito come valore, freno vapore è da 90.000 di mu in su. Nel caso dei poliuretani dipende dal rivestimento che uso. La schiuma è una schiuma che ha un mu di 34-35, quindi molto traspirante. Il rivestimento che uso, se uso un alluminio arrivo a mu infinito, quindi barriera vapore. Se uso un rivestimento traspirante posso arrivare a mu che vanno da 50 a 150. Ed è per questo che vi dico, prima vi dicevo, va scelto il pannello in base alle esigenze. Volete utilizzare un barriere a vapore perché avete problemi di condensa, potete usare un pannello base alluminio. Pannelli molto lavorabili, le schiume poliuretaniche sono leggere, potete tagliarle con cutter, coltelli. Adesso è diventato più difficile tagliarle per un motivo molto semplice. Prima tagliare 3 cm col cutter tagliava dritto anche mio figlio, adesso tagliare magari 8 cm o 12 cm e riuscire a fare un taglio dritto, magari è meglio avere un seghetto, un materiale o qualche tipo di attrezzo elettrico diverso,
ma solo perché lo spessore ovviamente mi potrebbe deviare la lama. Materiali comunque molto lavorabili e che possono anche essere in azienda con macchinari speciali fatti su misura. Vedete due esempi, un pannello radiante in cartongesso e un pannello adatto a tegoli per i prefabbricati. Come avevo detto, le schiume Poliso sono materiali inerti, non metabolizzabili, non possono essere attaccati dai più comuni collanti e questo è molto importante. Se usate una colla a base solvente piuttosto che poliuretanica, piuttosto che qualsiasi altra colla, i poliuretani normalmente non possono essere attaccati, sono molto resistenti. Non possono essere attaccate da muffe e funghi. Se avete dei pacchi di poliuretano messi in un angolo da qualche anno e li vedete leggermente verdi, è perché si è formata una muffa all'esterno, ma non all'interno del pannello. Magari si è sporcato il rivestimento, ma non sono assolutamente aggredibili da funghi e muffe. E per appunto le esperienze applicative in cantiere ci dimostrano che sono normalmente più duraturi dei manufatti. Quello vuol dire che quando vado a tirar giù un muro a cassetta, io il mio poliuretano di 40 anni fa lo trovo ancora là. Chi avrà mai occasione di passare a Padova, lo invito anche a venire in Stiferite, abbiamo una piccola collezione di esempi e si possono toccare. È un materiale, come dicevo prima, innocuo per l'uomo, è uno dei materiali con più bassa cadenza di persone che possono essere allergiche, assolutamente, viene usato in ambito medico proprio per questo motivo. Tra l'altro sono state valutate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come non valutabili, quindi vuol dire non cancerogene. Questa cosa la dico perché ovviamente è la prima domanda che si fa sui materiali. I poliuretano vengono utilizzati per appunto in ambito medico con larghissimo uso, anche le sacche del sangue, tanto per dirvi. Ecco, una parola va spesa sulla sostenibilità ambientale. Di solito è vicinissimo, velocissimo il ragionamento, materiale plastico, materiale non ecologico. Ma non è vero. Io vi chiedo, quando andate a fare delle valutazioni, quando parlate con qualcuno, di non ragionare tanto col cuore, ma ragionare appunto con la testa e dire che cos'è un materiale ecologico. Materiale ecologico è il materiale che inquina di meno, il cui bilancio energetico e il bilancio di costo produttivo è il migliore possibile. Prendere un materiale naturale, qualsiasi esso sia, dall'altra parte del mondo, trasportarlo qua, lavorarlo con un sistema produttivo energivoro, altamente energivoro, non rimane un materiale ecologico, anche se deriva dalla terra, diventa un materiale che consuma molto. Nel caso dei materiali plastici, i materiali plastici come il polistirolo, il poliuretano, il polistirene, sono dei materiali con un bassissimo costo come impatto ambientale. Per cercare di dimostrare questo, non lo facciamo a parole, abbiamo fatto una certificazione LCA, Life Cost Analysis, che va ad analizzare quali sono gli impatti di produzione di un prodotto in termini di emissione di CO2 e in termini di megajoule consumati per fare quel prodotto. Siamo andati a prendere i dati da quando abbiamo estratto il petrolio, non è che lo faccio io purtroppo, ma da quando si estrae il petrolio a quando viene trasformato e portato in cantiere, e abbiamo detto quanto costa un metro quadrato piuttosto che un chilo, piuttosto che la resistenza 1 di un pannello di poliuretano, per andarlo a poter paragonare ad altri prodotti. Beh, io vi assicuro, non abbiamo il tempo oggi di vederlo, andate sul nostro sito internet, scaricatevi la documentazione e vedrete che i prodotti naturali perdono alla grande, e questo è l'unico bilancio corretto da fare. Questo tipo di certificazione poi è stato ovviamente anche avvalorata da un'ulteriore certificazione che è la EPD, che è stata fatta da un ente terzo, che è l'Environmental Product Declaration. Saranno rinnovate e sono il futuro, d'accordo, dell'ambiente. Non confondiamo queste certificazioni con certificazioni invece sulla costruzione, che possono essere quelle del Green Building o del LEED, che non sono certificazioni di prodotto. Queste invece sono certificazioni di prodotto. Tra l'altro, le risorse che noi utilizziamo per fare il poliuretano sono scarse. Uno dice, poliuretano deriva dal petrolio, il petrolio finisce. Beh, sappiate che il mondo della plastica, compresa le sedie dove siete seduti voi sopra,
consuma nel fabbisogno totale di petrolio siano il 4%. 4% va in plastica, tutto il resto va trazione, combustione, energia industriale. L'isolamento acustico. Il poliuretano è un isolante acustico? No. Punto. Però è importante dire anche una cosa, perché nel tempo abbiamo sentito tante favole girare. Bisogna isolare tutti i muri acusticamente, bisogna mettere massa. Allora, ovviamente per un motivo commerciale noi abbiamo fatto certificazioni per difenderci e abbiamo scoperto che un muro cassetta normale, tradizionale, fatto come quello di qualche produttore di materiale fibroso, stessa stratigrafia uguale identica, apriti cielo, arrivavamo a 54 decibel anche noi, stessa prestazione. Allora, al primo momento mi sono gasato, ho detto, siamo un materiale acustico. No, non siamo un materiale acustico, noi siamo rigidi e leggeri, quindi l'antitesi del materiale acustico. Nella realtà dei fatti è che l'acustica nelle pareti la fa il laterizio. Quando io ho messo giù 700 km quadrato di laterizio con l'intonaco e con tutto il resto, è quello che fa i 54 decibel. Quindi in questo senso abbiamo fatto varie analisi per vedere sempre in end user condition, cioè nelle condizioni d'uso finale, quali potevano essere le prestazioni acustiche anche per sfatare alcuni miti. Quindi possiamo arrivare a fare i 52-56 decibel su un cappotto. Sulle coperture a falda si può andare da 47 a 35 decibel e parliamo di strutture in legno, quindi molto leggere, e sotto il pavimento con un delta L di 18 decibel. I pannelli, come avevo detto, si dividono per tutti i produttori, non solo per stiferite, in due macrofamiglie che sono quelle con i rivestimenti gas impermeabili e quelle con i rivestimenti invece permeabili. Possono essere di tipologia diversa in base al tipo di applicazione che voglio fare. Molta attenzione nell'ultimo periodo è stata data ai prodotti per la ristrutturazione. Perché? Perché, come ha detto l'ingegner Castoldi, ormai il mercato è un mercato di case già esistenti, case che hanno più di 40 anni da rifare, ma cosa ridicola, case che hanno anche 5-6, massimo 7 anni, che in maniera furbesca sono state fatte utilizzando vecchie licenze, quindi pensando di essere furbi, isolandole poco, e che sono là invendute, perché ormai la gente non solo compra la lavatrice che è classe A++, ma la vuole anche la casa, e siccome il mercato è pieno di case invendute, perché devo comprare quella meno efficiente? E adesso queste case andranno riprese in mano. Quindi particolare attenzione a tutti i sistemi di isolamento per il recupero, dall'interno, cartongesso accoppiato, dall'esterno, il cappotto, e rifacimento delle coperture. Gli impieghi industriali del poliuretano possono essere svariati, cisterne, piuttosto i pavimenti celle frigorifere, canali per l'aria condizionata, appunto tutti gli impieghi di edilizia. Io adesso non mi dilungo a spiegarvi i pannelli per le singole applicazioni, perché poi abbiamo qua a disposizione dei funzionari stiferite, abbiamo l'Aierbit che è molto preparata e può darvi tutte le informazioni, e lascerei la parola all'ingegner Cristiano Signori che vi presenta alcuni esempi reali di recupero e isolamento termico sull'edilizia. Se avete domande, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Cristiano Signori e faccio parte dell'ufficio tecnico di Stiferite. Il mio intervento verterà essenzialmente sulla presentazione di alcune applicazioni tipiche dei nostri prodotti in relazione a quanto detto riguardo alle prestazioni. Sottolineo il fatto che, avendo anche la possibilità di poter presentare varie tipologie di pannelli differenti a seconda del tipo di rivestimenti, noi riusciamo a dare delle risposte precise con dei pannelli precisi. Allora, partirei dall'applicazione
questione classica, riconducendomi anche alla presentazione di Massimiliano, dell'ingegnere Castoldi, riguardo al cappotto esterno. Stiferite propone un pannello in poliuretano chiamato Class SK e a livello di posa non mi dilungo affatto perché l'ingegnere Castoldi già vi ha spiegato benissimo prima come operare. Dico solo che noi cerchiamo di sfruttare quella che è la migliore capacità isolante del pannello per poter rispondere a quelle che sono anche le esigenze nel campo soprattutto della ristrutturazione, ovvero quando ho magari dei fabbricati con dei vincoli urbanistici per cui non posso sbordare dal perimetro esistente, oppure non ho la possibilità di andare a toccare i davanzali o altri elementi e devo restare con spessori contenuti. E il lambda, dunque la conduttività termica di questo materiale, ci permette di poter rispondere bene a questo tipo di esigenze. Già per dire, con uno spessore soprattutto nelle vostre zone climatiche CED di 4-5 cm riesco ad ottenere un notevole risparmio dal punto di vista energetico. E per quanto riguarda appunto l'introduzione del pannello in poliuretano, Stiferite già da circa 15 anni se ne occupa. La cosa strana è che l'esperienza maturata non è stata maturata in Italia ma in Europa, soprattutto nell'Europa del Nord, perché già all'epoca, 15 anni fa, la richiesta era quella appunto di prestazioni isolanti molto maggiori e grazie alla collaborazione con IVAS di circa 7-8 anni fa, che ha creduto in questo prodotto, è stato possibile sfornare un pacchetto con il prodotto SK e i loro prodotti che riguardano il ciclo armato e le finiture e poter dare una risposta certificata, come vedremo tra un attimo, anche per quanto riguarda questa tipologia di applicazione. Quali sono i vantaggi? Beh, ve li ho già accennati un minuto fa: la riduzione degli spessori per il miglior grado di isolamento termico, la limitazione del peso, perché come diceva Massimiliano prima è un materiale con una densità di circa 35 kg al cubo, la minore incidenza per quanto riguarda i trasporti, la maggiore lavorabilità e non da ultimo il minore impiego di risorse per poter produrre e operare con questo materiale. Per quanto riguarda la posa, Stiferite ha fatto un ulteriore sforzo, che è quello di essere associata a Cortexa, che è il consorzio per la buona posa in opera del cappotto. Vi invito ad andare nel sito loro per poter scaricare appunto il manuale della corretta posa in opera. È un documento importantissimo perché noi come produttori saremo tenuti e siamo tenuti a garantire le prestazioni del pannello che commercializziamo. Per quanto riguarda la posa, formalmente non abbiamo responsabilità per questo, però ci siamo voluti interessare proprio al discorso per poter dare il pacchetto completo, dunque prestazioni del pannello e prestazioni della posa in opera. Le fasi di posa sono del tutto similari a quelle, anzi sono del tutto uguali a quelle che si utilizzano anche con gli altri materiali isolanti, l'EPS in primis, che è il materiale ancora tuttora più utilizzato, dunque l'incollaggio per cordoli e punti, il fissaggio meccanico tramite apposita tassellatura. Per quanto riguarda gli eventuali opere di lavorazione che bisogna fare durante la posa di un cappotto, magari stringere il pannello, tagliare una fetta eccetera, essendo un materiale termoendurente non posso usare il filo caldo ma posso usare normali cutter o seghetti da cantiere o seghetti alternativi, dunque comunque tutto con taglio meccanico. Le fasi di posa, vado velocemente perché ho già detto che sono simili a quelli di un cappotto, diciamo tra virgolette tradizionale con gli altri materiali, e io pongo molto l'accento sul fatto di andare a risolvere quelle che potrebbero essere le criticità, ossia ad esempio gli angoli e la cura dei dettagli quando ho le finestre per evitare fessurazioni che possono partire dai vertici dei fori. Il fissaggio, come dicevo prima, dal punto di vista meccanico c'è un mondo sotto. Noi qui proponiamo due collaborazioni, tra l'altro di aziende che aderiscono a Cortexa, e nomino la Fisher e la Elliott. E questo è importante perché non posso pensare di usare lo stesso fissaggio sia in copertura che a cappotto, cioè ogni applicazione ha bisogno del suo elemento e non è una cosa che si dice tanto per dire, è proprio la realtà dei fatti.
a completamento di questa brevissima esposizione sul cappotto, stiferite, posso mostrarvi alcuni esempi applicativi nelle varie zone climatiche italiane. Qui è il rifacimento di un condominio a Milano, qui la creazione del cappotto in una villetta a Lugo, e tendo a sottolineare sempre, sfruttando la caratteristica della migliore resistenza della temperatura d'esercizio del materiale, anche nel caso di finiture esterne con colori scuri, io avrei il problema dell'irraggiamento. Tenete conto che un materiale, come ad esempio l'EPS, ha una resistenza dichiarata anche dalle schede tecniche dei produttori di circa 70 gradi. È vero che in più che nelle murature questo problema l'ho aperto in copertura, magari sotto membrane bituminose, però già in copertura posso permettermi di non avere problemi con l'irraggiamento solare nelle murature a cappotto, anche se utilizzo delle tinte più scure. Altri, come diceva Massimiliano prima, il problema dell'escursione termica in montagna con soluzione a cappotto è molto delicato. Col nostro prodotto si riesce anche qui a rispondere in maniera positiva. Questo è un esempio di una villetta appunto in zona montana, e poi proseguo con il rifacimento e il ripristino di un isolamento di un condominio ad Udine, e qui invece proprio la sostituzione di un vecchio cappotto per un condominio a Roma con il nostro prodotto classe SK, che ha un aumentato l'efficienza energetica dell'intero stabilimento. E qui vicino a voi c'è un intervento, un grosso intervento di edilizia pubblica fatto a Ponticelli, in cui si può vedere l'utilizzo dell'SK. Scusa, in merito a questo volevo dire una cosa. Noi per il quartiere Ponticelli, la nostra società, che è formata da quattro fratelli che gestiamo tutta la Campania con nomi diversi, la nostra società di Napoli ha seguito questo cantiere dall'inizio. Noi sappiamo bene, Ponticelli è una zona con un certo rischio di abitabilità, e questi fabbricati erano fermi da più di 30 anni. Le IACP di Napoli ci hanno chiesto, alla nostra società di Napoli ha chiesto di fare un recupero che non costasse molto e soprattutto un recupero abitativo. Sono stati applicati circa 30.000 metri quadrati di SK da 80 con sistema di cappotto IVAS, dove c'è stata tutta una certificazione, e soprattutto per il problema rischio incendio hanno chiesto che il prodotto avesse delle caratteristiche. Oggi avremo qui anche in pomeriggio il nostro architetto Nicola Di Filippo, che è colui che ha seguito dall'inizio questo cantiere insieme allo staff sia Stiferite che anche IVAS. Se volete questi fabbricati possiamo vederli, sono ultimati non ancora del tutto, ma un 90% è ultimato già da un paio di anni. Quindi va bene, questo è. Allora, questa è una breve introduzione per quanto riguarda appunto una possibile soluzione col sistema cappotto stiferite. Adesso io procederò nel porre l'accento su altre tipologie applicative che possiamo fare con i nostri pannelli in determinate condizioni, sia in edilizia residenziale che in edilizia industriale. Per introdurre questo pongo l'accento su alcune definizioni che sono basilari, ma si tratta proprio di un minuto. Come diceva anche prima Massimiliano, la nostra grande arma è quella di un ottimo isolamento termico. A me piace sempre definire questo parametro, la conduttività termica, come la carta d'identità di un materiale. Questo perché quando devo scegliere un materiale isolante, la prima cosa che devo guardare è il valore di lambda. E troviamo nel mercato varie definizioni di lambda. Se io devo fare un confronto serio, devo prendere le schede tecniche dei vari produttori, dei vari materiali, e guardare quant'è questo valore, il lambda D dichiarato, che è poi quello che utilizzo nei calcoli. Massimiliano prima accennava al discorso che tanti mi chiedono ancora: ma devo maggiorare il valore di lambda D del poliuretano quando utilizzo il software? La mia risposta è no, perché quel valore che trovate nella norma 10351 è riferito a un poliuretano da blocco. Noi come Stiferite non produciamo pannelli da blocco, ma pannelli in continuo. Questi pannelli in continuo, avendo una loro norma di riferimento, possono utilizzare, anzi devono utilizzare come lambda quello dichiarato dal produttore, e dunque il lambda D.
Utilizzando un parallelo tra la lingua italiana e la matematica, le parole qui mi aiutano molto. Conduttività termica, che materiale devo scegliere? Quello che conduce meno. Dunque questo valore deve essere il più piccolo possibile. Ecco perché ad esempio Stiferite GT con lambda 0023 è un ottimo valore per l'isolamento termico. Accanto a questo vi sono le due definizioni principali, che sono la resistenza termica e la trasmittanza termica. Resistenza termica, anche qui l'italiano mi aiuta, deve resistere il mio pannello il più possibile. Dunque questo valore R deve essere il più alto possibile. Noi però siamo chiamati, e nel 100% dei casi, a rispondere a livello di trasmittanza termica, indicata con la lettera U. Questa trasmittanza come dovrà essere? La più piccola possibile, perché la mia partizione, che sia una muratura o una copertura, deve trasmettere il meno possibile. Vi do un valore, riconducendomi anche a quanto diceva l'ingegner Castoldi riguardo agli edifici energia quasi zero, noi saremo orientati dunque ad avere valori di trasmittanza molto molto bassi. Io ne ho valutate attorno a 0,10 se vogliamo, watt metro quadro Kelvin, che è un valore bassissimo. Se pensate che attualmente nelle zone climatiche, ad esempio da dove provengo io, da Padova, che siamo in zona E, quello richiesto per una nuova costruzione è 0,30. Dunque devo fare un enorme salto per arrivare a questi valori. Comunque ripeto, deve trasmettere il meno possibile. Questo valore più piccolo è, meglio è. E la normativa qui non mi dilungo, mi dà anche dei valori quando devo fare i calcoli di cui devo tener conto, se ho una copertura o una muratura eccetera, dovuti ai moti convettivi in prossimità dell'esterno o dell'interno. Quello che mi preme oggi sottolineare, specie per le vostre zone climatiche, che credo sia la C e la D principalmente, è l'isolamento in fase estiva. Allora, noi siamo abituati a ragionare solo con la trasmittanza U che abbiamo visto un secondo fa. In realtà quella io la chiamo la trasmittanza per la fase invernale, ma ricordiamoci bene che dobbiamo stare bene, avere una buona qualità anche in estate, e dunque devo capire che l'isolamento termico non è solo contro il freddo, ma è anche contro il caldo. Il normatore col DPR 59 ha introdotto questo valore trasmittanza termica periodica. Allora, trasmittanza anche qui deve essere il più basso possibile, devo trasmettere il meno possibile. E periodica cosa vuol dire? Che mentre con la U io vado a fare una foto della mia parete, ed è una foto statica per definizione, periodica vuol dire che vado a inserire anche dei parametri dovuti al comportamento dinamico e dunque come si comporta il materiale durante l'arco della giornata e non solo una foto così come era la U. La formula matematica è semplicissima: fattore di attenuazione per trasmittanza termica. Allora, capite bene che quello che viene introdotto è il fattore di attenuazione, cioè questo numerino deve essere tale per cui deve attenuare il più possibile l'onda termica nella fase estiva. Allora, questo fattore, dovendo io avere un valore più piccolo possibile di trasmittanza, deve essere basso. Se ho un fattore alto non ho un buon comportamento della struttura. Per farvi due esempi molto semplici, al di là della definizione matematica, se io ho portato due esempi in contrasto tra loro, una muratura ad esempio con un'alta capacità di accumulo, che ha un comportamento anche di assorbimento del calore molto alto, avrò una buona attenuazione. Se invece ipotizzo di fare un muro con della carta velina trasparente, questo sarà un comportamento esattamente contrario. Tre esempi invece concreti: è una muratura in intercapedine, valore compreso tra 0,1 e 0,2, un solaio in latero cemento tra 0,1 e 0,2. Capite già che per strutture tra virgolette massive questo valore è proprio per definizione molto basso. Il problema comincio ad averlo soprattutto nella fase estiva, e qui mi ricollego anche al discorso delle mansarde che vengono utilizzate ormai proprio come locali abitativi, quando ho delle strutture in legno, dunque leggere. Vedete che qui il valore è molto alto, tra 0,8 e 0,9. Bene, questo cosa sta a significare? Che indipendentemente dalla struttura che ho, io devo comunque cercare di fare un buon isolamento che mi risponda anche alla fase estiva, per sfruttare quelle che sono le capacità di trattenere il
calore anche per la fase estiva. Questo valore normativamente deve essere minore di 0,12 per le pareti verticali o di 0,20 per le pareti orizzontali. Ho riportato la cartina del territorio italiano per mostrarvi una piccola cosa, e sapete meglio di me che nelle nostre norme tecniche ci sono sempre delle linee di confine, delle cose che non tornano subito. Vi faccio un esempio molto semplice. Allora, io abito a Padova e come vedete Padova è in zona verde, dunque non dovrei fare in teoria la verifica a livello di trasmittanza periodica, mentre in realtà Venezia, che è linea rossa, sì, lì devo farla, è zona rossa. Allora, tra Padova e Venezia c'è una strada, tra Padova e Sottomarina, che è una località di mare in provincia di Venezia, ci saranno 40 chilometri. Allora io fino a un certo punto amministrativamente sono a Padova e non devo farla, 10 chilometri dopo ho Sottomarina e devo farla. Allora io mi stacco un po' da quello che è solo obbligo normativo e ragiono col buon senso. Se devo fare la verifica, la faccio sia a Padova che a Venezia. Tradotto, secondo me la verifica, al di là magari delle zone prettamente montane, va fatta su tutto il territorio. Questo perché? Perché ho bisogno comunque di isolare sia per l'inverno che per l'estate, tornando ai discorsi che si facevano prima. Attualmente quello che invece di cui si parla sempre in fase estiva è lo sfasamento. Ah, più ho un muro grosso, più ho un solaio pesante, eccetera, io sono tutelato per l'estate. Se mi permettete, questo è un parametro secondo me prettamente qualitativo, cioè vi invito a pensare a fare un muro anche in cemento armato da 30 cm privo di isolamento. Poi mi direte voi se è sufficiente a livello di benessere qualitativo fare solo massa e non prevedere nessun tipo di isolamento termico. Secondo me, ripeto ancora una volta a costo di annoiarvi, l'isolamento non mi serve solo per la fase invernale, ma devo concepirlo anche come schermatura per la fase estiva. Un esempio di isolamento su coperture leggere lo facciamo attraverso l'utilizzo del nostro prodotto isoventilato, e qui è riportato appunto uno schema con tavolato in legno, l'utilizzo del pannello e una copertura microventilata, e vedete che i valori con 12 cm di pannello riferito isoventilato, che non sto parlando di 30 cm di isolamento termico, ottengo una trasmittanza termica tra virgolette invernale pari a 0,19 e una periodica di 0,16, e credetemi che al di là del numero il benessere che si ha in un intervento che può essere riconducibile a quello di una mansarda, per esempio, è nettamente positivo. Allora, accanto a questo vi accenno al fatto dell'obbligatorietà anche di verificare i problemi di possibile condizione interstiziale o superficiale col metodo del Glaser. Qui la cosa che mi preme è che tante volte la superficiale, in teoria tradotto come muffa, la posso vedere visivamente, quella più rognosa è quella interstiziale, cioè quella che potrebbe formarsi all'interno di una stratigrafia. In questo caso va curata bene a livello di progettazione la disposizione degli strati. Tradotto, la barriera al vapore, se devo metterla, devo metterla sempre verso il lato caldo della struttura, che sia di copertura o di parete, perché lì mi blocca e faccio in modo di non avere problemi di condensa. E qui ho riportato le varie fasi sia a livello di ipotesi e poi di applicazione del metodo, che comunque adesso siamo molto facilitati con l'utilizzo degli opportuni software. Una cosa importantissima riguarda i cenni sui ponti termici, perché in questo caso io posso fare un bellissimo isolamento di una grande metratura, però poi non vado a curare il dettaglio di quello che è il nodo trave pilastro piuttosto che muratura trave eccetera, e potrei avere qui dei problemi. Pertanto, come diceva anche l'ingegnere Castoli, devo curare anche questo tipo di particolari. Allora, riconducendomi a una delle caratteristiche citate da Massimiliano, oltre che all'aspetto dell'isolamento termico, per cui insomma i prodotti Stiferite danno risposte molto positive, abbiamo anche altre caratteristiche collegate ad esempio alla resistenza a compressione. Con l'Università di Padova, io qui farò una veloce carrellata finché parlo, abbiamo studiato tantissime stratigrafie proprio di casi pratici, dalle pavimentazioni industriali controterra, abbiamo studiato su solette, tra due solette piene, piuttosto che su elementi in cemento armato prefabbricato e dunque snelli.
Castelli. Questo perché? Perché la domanda che ci era stata fatta è: ma quando cede un pavimento o un solaio, è perché si è rotto l'isolante sotto? Beh, dai valori che abbiamo ottenuto, parliamo di range che vanno dai 20.000 ai 40.000 kg applicati. Quello che si rompe è l'elemento strutturale, non è l'isolante. In questo caso c'era il poliuretano, ma se ci fosse stato un polistirene piuttosto che l'aria, per assurdo, non avrei avuto danneggiamenti a livello di materiale isolante. Infatti, una volta finiti tutti questi test, noi abbiamo ripreso i nostri pannelli e li abbiamo rivenduti, proprio perché erano integri. Qui poi abbiamo risposto a un'altra domanda, soprattutto per i centri commerciali, in cui ci chiedeva che l'eventuale rottura di piastrelle se fosse stata da addebitare sempre alla rottura dell'isolante. In realtà questo, come vi ho detto un secondo fa, non era colpa dell'isolante, ma bisogna progettare bene l'elemento strutturale collegato. Come vedete, l'analisi è stata poi svolta sia anche a livello numerico che analitico, sempre tramite l'università. Tutte le note che trovate sono scritte dal Dipartimento e dunque da un ente terzo. E qui ho riportato alcune tabelle di confronto per quanto riguarda i materiali normalmente utilizzati, però non sono altro che riassunti dei dati che trovate nelle loro schede tecniche. Questo per dirvi che comunque siamo completamente in media e anche superiore tante volte alle prestazioni degli altri materiali isolanti. Perdo 20 secondi per farvi vedere due immagini molto esplicative. Il problema delle temperature, l'ho accennato prima quando parlavo di cappotti. Questi sono due casi reali che ho potuto constatare. Il primo tratta l'utilizzo di polistirene espanso estruso XPS preaccoppiato a una membrana bituminosa. Allora, il materiale era stato consegnato in cantiere, chiuso poi per 20 giorni per le ferie estive. Quando sono ritornate la situazione era questa. Questo perché l'XPS, come l'EPS, è un materiale termoplastico. Fino ai 70 gradi non ho problemi di stabilità dimensionale. Quando supero quella soglia non è che il materiale rammollisca o sparisce, però comincia a deformarsi. Potete capire bene in una copertura cosa può succedere se mi trovo in condizioni del genere. La foto sotto è ancora più grave secondo me. Questo si trattava di un polistirene espanso con grafite e le foto che vedete non sono dopo un'applicazione, sono durante il trasporto in container. Durante il trasporto le temperature erano arrivate talmente elevate che, come vedete nella foto in fondo, il materiale è arrivato deformato senza essere applicato, sicché anche qui, in base all'applicazione che dovete fare e alla zona climatica in cui vi trovate, il discorso delle temperature non è secondario. E noi poi, oltre al settore prettamente residenziale, ci occupiamo anche molto di prefabbricazione e qui mi piace pensare di portare avanti il discorso sia dal punto di vista prettamente strutturale, sismico, che anche di quello che è il discorso dell'involucro edilizio. E tramite alcune linee guida della Sobeton, che è l'associazione che raggruppa i produttori di manufatti prefabbricati, abbiamo visto che l'utilizzo di materiali isolanti leggeri come il nostro ad alta prestazione termica li ha aiutati parecchio. Parlo ad esempio delle pareti prefabbricate verticali per il tamponamento, in cui l'utilizzo del poliuretano è ben presente. Questo per un motivo molto semplice: lo spessore contenuto. E non so se vi è mai capitato di andare a vedere una linea di produzione dei prefabbricatori. Si parla di linee di pareti lunghe un centinaio di metri. Allora, andare a modificare lo spessore di produzione finale di un'intera parete oltre i 30 cm comincia a diventare per loro un costo di adeguamento della macchina molto molto elevato. Vi mostro solo i due casi che col poliuretano con 8 cm di isolante lambda 0023 io resto, anzi con 7 cm dentro a questi 30, sono a 29 e non vado a intaccare quella che è la linea produttiva, con notevole risparmio per i produttori. Questo sempre anche per il parete a taglio termico alleggerito. Oltre che, come vedete anche dalle immagini, non sto parlando di favole, ma sono proprio applicazioni con i nostri prodotti in poliuretano, e questo è stato poi sviluppato e ulteriormente ampliato per tutta una serie di risoluzioni di nodi critici, sempre linee guida a Sobeto, queste foto, perché si sono accorti che, come dicevo prima, i ponti termici nell'attacco coppella, serramento, coppella, tegolo, eccetera, mi vanno
riusciranno a veramente apportarci, non li curo bene, a modificare negativamente quella che è la prestazione energetica globale della copertura in questo caso. Qui vi porto alcune immagini di come noi siamo riusciti nel tempo a sdoganarci da quello che è il pannello piano 60x120 e a consegnare dei prodotti su misura per le specifiche applicazioni. Con un opportuno macchinario che è un pantografo a 5 assi riusciamo attraverso determinati tagli e attraverso un'adeguata progettazione a dare questo tipo di risposte. Queste sono sempre su tegoli alari o su canali in cui vedete la presenza del futuro serramento, anche la possibilità di dare un pannello sezionato per superfici curve. Altre soluzioni applicative, la cura appunto dei dettagli di ponti termici, l'isolamento di coppelle con sezione trapezoidale e anche il risanamento, sempre nell'ottica del recupero degli edifici, delle famose travi a Y che hanno sviluppi molto contenuti ma che con questo tipo di lavorazione riusciamo a risolvere. Un esempio di calcolo su un tegolo prefabbricato, 13 cm in questo caso di poliuretano con lambda 0026, mi portano ad avere un ottimo valore 0,19 di trasmittanza termica in fase invernale e di 0,1 in fase estiva, molto molto importante. E ricollegandomi all'ultimo punto citato da Massimiliano è il discorso delle prestazioni acustiche. Prestazioni acustiche, noi abbiamo fatto una serie di studi soprattutto in coperture leggere, perché quello è il nostro nemico, la struttura leggera, e noi avendo un materiale leggero vogliamo dare delle risposte senza appesantire sia a livello di carichi e sia anche a livello economico l'intervento. E per farvela breve, alla fine ci siamo accorti, partendo da un articolo dell'associazione Acustici, che appesantire una copertura in laterizio non vuol dire soddisfare i requisiti, anzi è proprio il contrario. E abbiamo fatto all'Istituto Giordano una serie di test su impalcati in orizzontale, ottenendo sia oltre all'aspetto prettamente termico due certificazioni che ci hanno fatto capire che è vero che l'isolante poliuretanico non è acustico di per sé, però inserito in determinate stratigrafie contribuisce in maniera notevole alla risoluzione di questo problema. Qui ad esempio la stratigrafia isolante nel complesso è stato messo nel materiale pesante come il Selenit accoppiato al Class B, il classico tetto caldo, e abbiamo ottenuto un 40 decibel come risultato acustico. Poi ci siamo divertiti e abbiamo fatto anche una simulazione su un tetto ventilato, dunque ci doveva essere l'aria in teoria un veicolo per il suono. In realtà l'utilizzo di un materiale flessibile in accoppiamento come l'OSB 3 riesce a smorzare quelle che sono le basse frequenze e mi fa arrivare a 43 decibel. E concludo questa parte sull'acustica dicendo che questi sono certificati. Cosa? La zona di Lirpinia è un po' come le vostre zone, siamo zona climatica DE e qualche cosa F. Quindi l'iso ventilato è molto sentito, abbiamo fatto parecchi tetti ventilati sia su strutture. Ho fatto vedere un esempio prima, però lo riprendo al limite. Finisco una cosa e poi lo riprendo. Ok. E niente, questo appunto sono certificati da laboratorio, sì, che vanno comunque trattati con un certo criterio, però una buona indicazione per capire che stratigrafia poter proporre. Allora, a livello di prodotti particolari, sempre partendo dal prodotto tra virgolette standard e cercando di rispondere a un altro problema grossissimo a livello di risanamento e di riqualificazione, è quella di dare isolamento e corrette impermeabilizzazioni soprattutto a coperture piane. L'italiano anche qui mi dà una mano, cioè pendenzato. Io con questo prodotto vado a ricreare le pendenze isolando al contempo e senza appesantire con massetti una struttura piana che ha problemi di deflusso. Infatti quali sono gli aspetti generali che ci hanno fatto
arrivare a questo prodotto, di riqualificare energeticamente, dare la corretta impermeabilizzazione e assicurare al contempo le caratteristiche di pedonabilità per la ordinaria manutenzione futura della copertura. Allora, alcune immagini vi mostrano di poi casi risolti e di quello che noi ci troviamo a volte a dover rispondere, un rifacimento di un'intera stratigrafia, piuttosto che in un attico di un condominio la disposizione casuale un po' degli scarichi e io devo andarli a beccare per poter far scendere l'acqua, oppure può esserci una copertura con geometrie particolari, magari una curva oppure a base ottagonale in cui è difficile con il massetto tradizionale andare a convogliare l'acqua, oppure interventi su strutture ex novo, leggere, che dunque io ho l'obbligo lì di non andare a appesantire, però devo dare isolamento e impermeabilizzazione. Allora, io la chiamo soluzione possibile e percorribile. Possibile perché possiamo farlo, e percorribile perché ci posso correre sopra, cioè è anche pedonale come resistenza, almeno pedonale. Le due versioni che proponiamo sono pannelli così formati, preaccoppiati, allora una base tagliata in pendenza secondo le vostre esigenze, l'1,5, il 2%, oppure con altezze predefinite in EPS, e sopra preaccoppiato un pannello in poliuretano, e su questo io posso andare ad applicare ad esempio le membrane bitumine in opera, oppure ve lo diamo già noi con una prima membrana applicata. Tenete presente che questi pannelli sono molto leggeri, hanno una dimensione standard 1,20 x 2, però quando avete bisogno anche di pannellini più piccoli o ad hoc, come vedremo in un'immagine tra poco, noi questo possiamo farlo tranquillamente. Allora, vi illustro quelle che sono le fasi, perché sembra un prodotto semplicissimo da fare e lo è nella sua natura, però andarlo poi a vedere posato è un altro paio di maniche. Noi partiamo con la richiesta sempre di un disegno che quantomeno ci dia delle misure, la posizione degli scarichi, e facciamo un sopralluogo, un rilievo per verificare la bontà di tutto questo, e di solito io li faccio sempre insieme all'applicatore. Perché? Perché è lui che poi deve garantire che quello che ha scelto di fare di fronte al suo committente sia corretto, sia per l'isolamento che per l'impermeabilizzazione. Fatto questo, viene fatto un calcolo specifico della trasmittanza. Vi ho riportato qui schemetto e formula per dire che non è un calcolo che mi sono inventato io o da altri, ma è un calcolo da normativa che è la 6946, perché fino a 3-4 anni fa io vedevo sempre fare spessore più piccolo più spessore più grande diviso 2, quello è l'isolamento medio. In realtà non è così, perché potete capire benissimo che un centimetro alla base non mi darà mai i 10 della fase finale, e dunque c'è questa formula apposita. Nel caso avessi delle forme ancora più complesse, ci sono delle formule altrettanto complesse, però voglio dirvi, il calcolo della trasmittanza lo possiamo fare come ufficio tecnico senza nessun tipo di problema. Allora, esecutivamente poi la falda o il tetto viene suddiviso in tanti piccoli settori che non sono altro che i pannellini che andranno a formare poi l'intero impalcato. Accanto a questo, sia per avere noi un controllo della produzione che per la direzione dei lavori, diamo anche proprio la distinta dei pannelli, numero pannelli A, numero pannelli B, eccetera. A me piace chiamarlo un po' come un manualetto dell'IKEA, cioè vi do due ante dell'armadio, quattro viti e tutto, e vanno posati in questa situazione. Qui vi porto un esempio pratico di quanto ho appena detto. Allora, il problema, come potete vedere dall'immagine, hanno un fortissimo ristagno d'acqua e l'assenza totale di isolamento termico, e anche il nostro amico Simpson, Homer Simpson, aveva dei problemi nel risolvere questo. E allora cosa abbiamo fatto? Con tutte le fasi che vi ho mostrato prima, siamo riusciti a fare un progetto in modo tale da assicurare da prima le pendenze, vedete, con l'innalzamento dei lucernari, e poi la creazione della nuova falda, e poi un ulteriore isolamento termico con il class B, con il pannello stiferite class B incollato, dunque tutto fissaggio a freddo in questo caso, per l'ulteriore applicazione della membrana bituminosa. Alla fine, come potete vedere dall'immagine, l'impalcato si presentava così. Tenete presente che ovviamente qui non si può vedere, però il giorno prima aveva piovuto, come potete vedere non vi sono ristagni d'acqua e la copertura ha tutta un altro aspetto. E infatti alla fine il risultato è stato apprezzato.
Allora, altri tipi di realizzazione, come vedete, noi riusciamo a dare quello che dicevo prima, pezzettini anche piccoli, in questo caso c'è il problema di scavalcare un muretto, però bisognava dare continuità all'isolamento e riusciamo a darli su misura, e questo con il prodotto preaccoppiato, piuttosto che l'isolamento anche in canali industriali di canali laterali appunto per il deflusso delle acque. Prima si parlava di edifici a energia quasi zero. Ecco, in questo caso a me piace sempre pensare di dare un edificio a sfrido quasi zero, perché queste cose sono fatte su misura, ripeto, e sprecare materiale per niente non è una cosa che a me piace personalmente. Particolare attenzione in questo sistema va al fissaggio degli elementi, che può essere fatto, come avete visto, a freddo oppure anche mediante l'utilizzo di idonei fissaggi meccanici. E io qui vi riporto un po' quello che è finora il nostro fiorello occhiello come intervento. Ho avuto la fortuna un anno fa di seguire i lavori per l'ampliamento del CERN di Ginevra, in cui si chiedeva una forte prestazione termica, l'utilizzo di materiali leggeri e creazione di pendenze. La prima immagine che vedete, che è la foto di una tavola esecutiva, è la tavola di fissaggio. Lo studio tecnico olandese che seguiva i lavori andava quotidianamente a verificare che gli operai mettessero nell'esatto punto l'esatto numero di fissaggio. Ecco, io non voglio dire che bisogna arrivare a questo, però per essere tutti tranquilli, dal produttore al posatore, sarebbe la cosa migliore da fare. Qual è il vantaggio alla fine di questo sistema? Che oltre alla resistenza termica abbiamo il discorso della temperatura d'esercizio. Le foto di prima riguardo all'XPS e alle PS grafite secondo me parlano da sole. Io qui sfrutto il fatto che il poliuretano resiste tranquillamente a 110-120 gradi, essendo un materiale termoindurente senza deformarsi. Mi è capitato di fare anche coperture con EPS solo accoppiato a guaina e lì i problemi li ho avuti. Questo è un po' il quadro del mio intervento. Ringraziamo l'ingegnere. Io passo un attimo la parola per i saluti al Presidente. Vi ringrazio di essere intervenuti qui da noi. Mi auguro che ciò che è stato detto oggi sia stato incamerato il più possibile. E mettendo a vostra disposizione tutta l'organizzazione Ayerbit, qualsiasi domanda abbiate bisogno, i nostri tecnici sono a disposizione. Vi saluto e passo la parola al Presidente. Buona giornata. Penso che sia stata una giornata altamente formativa, quindi vi ringrazio della vostra attenzione fino a quest'ora tardi. Ora passiamo alla consegna degli attestati dei presenti, chiamiamo uno alla volta e poi passate per banco accettazioni per la registrazione dell'uscita.